Albino Pasquini. Pasquini. Ma c'è, è di là. Vabbè. Gaetano Picozzi. Presente. Rossano Pirovano. C'è. Francesca Ricca. Presente. Claudio Strozzi. Presente. Ok. Angela Tredanari. Presente, sono in bici che sto arrivando, ma sono collegato. Grazie. Vai piano che hai già dato. Presente. Paola Vigotti. Presente. Annunziatino è tornato? C'è? No, non c'è ancora. Ok, via libera. Segretario, mi scusi, sono presente anch'io. Ho lasciato finire la... Grazie. Fatto bene, però. Preguglia. Preguglia, perfetto. Dottore, c'è anche Collodel. Allegra, ok, va bene, perfetto. E Collodel pure. Perfetto, grazie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28, perfetto. Via libera. Presidente, via libera. Viene da piangere. Sì, tiene su quelli e ci vediamo gli altri. Un altro virus e io me ne vado. No, non ha saputo, ma non possiamo dargli la macchina. Presidente, tutto presente. 28 presenti, puoi partire. Chiedo scusa, ma mi avevano chiamato, mi ho fatto urgente di lavoro. Allora, la seduta è valida, riprendiamo con le delibere. C'è una delibera posta al numero 5 del giorno della TARIG, però mi diceva il consigliere Pasquini che vuole presentare un emendamento su questa delibera. Quindi do la parola al consigliere Pasquini. Grazie Presidente, io volevo presentare un emendamento. Non sento, non si sente. Si sente adesso? Abbastanza. Ok, volevo chiedere 5 minuti di sospensione per poter trasmettere il testo dell'emendamento ai capigruppi, così anche loro a cascata possono trasmetterlo ad altri consiglieri e valutare l'emendamento stesso. Se me lo concede, Presidente. Io non ho problemi a concederlo. Se c'è da condividere, prendiamo 5 minuti e troviamo il capigruppo e poi riprendiamo. Va bene, 5 minuti di sospensione accordati. Grazie, Presidente.
Dottore? Sono entrati sindaco e Ballarè. Walter, funziona. Funziona, Jerry. Io ti ho sentito. Ma tu riesci a vederlo? Perché io adesso sono andato e dice in attesa. Ma io vedo qualcosa, vedo la Silvana che si muove. La Silvana la vedo che si muove, gli altri vedo le immagini ferme. No, però la piattaforma streaming, lo streaming. Ah, la piattaforma dici tu? È sospeso. Tu dici in attesa. Adesso sentirò Franzinelli. Prova a sentire, mica che poi ci fanno questione perché lo streaming non funziona. Questa è mai. Presidente, dimmi. Noi ho già inviato a tutti i capogruppo l'informativa e boh, saremo anche pronti a riniziare. Facciamo qui. Non la sento. No, il problema è che mi ha detto Matius che c'è lo streaming in... Ok, allora attendo lei per ricominciare. Ma sentiamo se va lo streaming. No, non va. Guarda, te lo faccio vedere. No, va a noi ma non va su YouTube. Su YouTube non c'è, è bloccato. No. Allora non è che possiamo... Abbasso un po', Ale. No, era troppo alto. Adesso va bene. Allora, Franzinelli mi sente? Perché se non va lo streaming, non credo che possiamo iniziare. Streaming ok, mi dice Zanino, quindi possiamo iniziare. Allora, consigliere Pasquini, Zanino mi dice streaming ok, quindi possiamo iniziare. Se vuole illustrare il testo della mozione, io lo leggo. Mi sentite? Sì, forte e chiaro. Sì, ti sentiamo, Gerardo. Allora, l'emendamento è stato presentato dal consigliere Pasquini, che ha chiesto poi la sospensione per condividere questo emendamento con gli altri, e l'emendamento dice: emendamento alla delibera numero 7 del 29 gennaio 2021, considerato che il decreto legislativo numero 41 ha prorogato l'esenzione del pagamento della TOSAP per gli esercizi pubblici fino al 30 giugno 2021, si chiede di emendare il punto 1 del dispositivo prorogando per gli stessi pubblici esercizi anche l'esenzione del pagamento della TARIG, invece previsto attualmente per il 31 marzo di prorogarlo al 30 giugno 2021. Questo è quello che dice il testo dell'emendamento. Quindi io farei discutere e illustrare la delibera dell'assessore Moscatelli. Dopodiché andiamo in votazione votando anche l'emendamento e poi di conseguenza la delibera emendata oppure no. Quindi assessore Moscatelli, a lei. Assessore, non la sentiamo. Assessore Moscatelli. Assessore Moscatelli. Microfono spento, assessore. Ho capito che è il microfono spento, ma se io la chiamo. Assessore Moscatelli. Sì.
Ci sono. Ringrazio, mi scuso, però era spento il microfono, avete ragione, ok? Ero convinta che fosse aperto. Bene, dicevo precedentemente, stavo iniziando dicendo che questa delibera, come ho sottolineato in commissione, era già pronta dal mese di gennaio. Sostanzialmente abbiamo ritardato volutamente nel presentarla perché speravamo che il governo emanasse un decreto con il quale prorogasse dall'esenzione della TOSAP gli esercizi pubblici, in quanto l'esenzione anche da parte dello Stato era stata prorogata solo al 31 marzo. Abbiamo atteso e quindi forse è stata una decisione positiva, perché il decreto 41 pubblicato lunedì riporta effettivamente l'esenzione prorogata fino a 30 giugno. Sostanzialmente con questa noi delibera andiamo in sintonia, in armonia con ciò che è decretato dal governo, come abbiamo fatto durante il 2020 ogni volta che il governo ha prorogato dall'esenzione della TOS, dal pagamento della TOSAP, gli esercizi pubblici per i DEOR. Sostanzialmente stiamo parlando di TOSAP che riguarda quindi i DEOR, anche noi abbiamo deliberato in sintonia esentando i servizi pubblici, gli esercizi pubblici dal pagamento della TARI, che cioè la tassa dei rifiuti urbani giornalieri. Quindi questa delibera propone ovviamente il 31 marzo, perché torno a ripetere, l'abbiamo presentata in commissione venerdì e ancora non c'era evidentemente il decreto 41 pubblicato. Quindi la giunta è favorevole evidentemente all'emendamento presentato dal consigliere Pasquini. Grazie Presidente. Allora, grazie Assessore. Quindi io metto in votazione l'emendamento e se l'emendamento viene approvato votiamo poi la delibera così emendata. Prima di mettere in votazione chiedo se vi siano degli interventi rispetto, anche a Castello, rispetto alla esposizione dell'assessore, se c'è qualche intervento da parte di qualche consigliere su questa delibera. Quindi apro la discussione. Ma sulla delibera o sull'emendamento? Nessuno interviene? Sull'emendamento o sulla delibera? Sulla delibera, poi votiamo l'emendamento. Io chiedo, ho aperto la discussione sulla delibera. Se non c'è nessuno che interviene andiamo avanti. Non è che posso chiederlo 100 volte, quindi nessuno chiede di intervenire. Io chiudo la discussione e quindi metto in votazione adesso la delibera. Prima votiamo l'emendamento. Prego dottor Rossi per l'emendamento prima. Ok. Emanuele Allegra. Favorevole. Daniele Andretta. Favorevole. Andrea Ballarè. Edoardo Buzia. Favorevole. Alessandro Canelli. Favorevole. Mauro Collodel. Favorevole. Vittorio Colombi. Favorevole. Anna Colombo. Favorevole. Michele Contartese. Favorevole. Ivan De Grandis. Favorevole. Nicola Afonso. Favorevole. Elena Foti. Ok, sì, ho visto. Flavio Freguglia. Dottore. Favorevole. La Foti ha mandato un messaggio in chat che è favorevole. Pietro Gagliardi. Favorevole. Maurizio Gavioli. Favorevole. Mario Iacopino. Favorevole.
Raffaele Lanzo. Lanzo? Cristina Macaro. Walter Matthews. Favorevole. Gerardo Morante. Favorevole. Erika Nieddu. Favorevole. Maurizio Nieri. C'è la luce. Nieri. Non rosso, qui è forse. Verde. No, Tiziana Ungari. Favorevole. Sara Paladini. Siamo sicuri. Sara Paladini. La figura prima che li chiamavano, li chiamavano. Arduino Pasquini. Favorevole. Gaetano Picozzi. Favorevole. Rossano Pirovano. Favorevole. Francesca Ricca. Spegni tu. Se no. Dai, veloce però. Ricca. Favorevole. Claudio Strozzi. Favorevole. Lanzo favorevole, signor segretario. Va bene, annoto. Angelo Tredanari. Favorevole. Giuseppe Valotti. Favorevole. Anche Ballarè favorevole. Adesso è a posto. Annotato Ballarè. Paola Bigotti. Favorevole. Zampogna non c'è ancora, giusto. Unanimità tranne e fuori Nieli solo, dottore, vero? Sì, è fuori Nieli e Zampogna che non c'è. Vabbè, Zampogna. Allora. E anche Macarro che non c'è. La Macarro e Colombi. Sì. No, Colombi ha risposto, No, Colombi non c'è. No, qualcuno ha risposto al suo. Infatti mi sono stupito, va bene, ok. Allora, tutti favorevoli, quindi l'emendamento è approvato all'unanimità. Prima di mettere in votazione la delibera, chiedo se vi siano delle dichiarazioni di voto sulla delibera emendata. Nessuna dichiarazione di voto. Va bene. Chiudiamo la discussione. Dottor Rossi, andiamo a votare la delibera. Non so se c'è l'immediata eseguibilità. Sì. Allora se c'è l'immediata ok, allora anche qua doppia votazione, la prima votazione per la delibera, la seconda per l'immediata eseguibilità. Prego dottor Rossi. Emanuele Allegra. Favorevole, favorevole. Daniele Andretta. Daniele Andretta. Andrea Ballarè. Favorevole, favorevole. Edoardo Bustia. Adesso può essere un sistema questo. Edoardo Bustia. Alessandro Danelli. Favorevole, favorevole. Mauro Collode. Favorevole, favorevole. Colombi non c'è. Anna Colombo. Favorevole, favorevole. Michele Contrede. Favorevole, favorevole. Ivan De Grandis. Favorevole, favorevole. Nicola Fonso. Favorevole, favorevole. Elena Foti. Favorevole, leggo favorevole. Flavio favorevole, favorevole. Pietro Gagliardi. Favorevole, favorevole. Maurizio Gavioli. Favorevole, favorevole. Mario Jacopino. Favorevole, favorevole. Raffaele Lanzo. Favorevole, favorevole. Cristina Macaro non c'è. Maggio Maggio. Favorevole, favorevole. Morante. Favorevole, favorevole. Erika Nieddu. Favorevole, favorevole. Maurizio Nieri. Tiziana Ungheri. Favorevole, favorevole. Palladini.
Albino Pastini. Favorevole, favorevole. Gaetano Picozzi. Favorevole, favorevole. Rossano Pirovano. Favorevole, favorevole. Francesca Ricca. Favorevole, favorevole. Claudio Strozzi. Favorevole, favorevole. Angelo Tredanari. Favorevole, favorevole. Giuseppe Valotti. Favorevole, favorevole. Vigotti. Favorevole, favorevole. Ok, Zampogna non c'è. Dottor Rossi, ha mandato, ha mandato nella chat Andretta che vota favorevole, favorevole. Quindi unanimità di tutti. Grazie Presidente. Sì, c'è l'unanimità. Allora, rilevo l'unanimità dei votanti e quindi la delibera è approvata. Passiamo al punto 6 all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento di disciplina e delle aliquote 2021 dell'imposta municipale propria, che è l'IMU. La parola all'assessore Moscatelli. Prego, assessore. Grazie Presidente. Mi si sente? Mi sentite? Sì, sì, io la sento. Ok, grazie. Allora, si tratta di alcuni aggiornamenti del regolamento IMU che abbiamo approvato nel luglio del 2020. Sono alcuni aggiornamenti determinati anche da nuove norme che sono entrate in vigore. Allora, andiamo a inserire all'articolo 5 del regolamento il comma D come domodossola bis, che recita sostanzialmente in questo modo: le unità subimmobiliari che sono contigue costituiscono un'unica unità immobiliare nel momento in cui, essendo intervenuti dei lavori, il proprietario presenta variazione all'Agenzia delle Entrate, che riconosce l'unione di fatto delle due unità subimmobiliari ai fini del fisco. Sostanzialmente è ovvio che invece che essere due subunità viene realizzata un'unica, riconosciuta un'unica unità immobiliare, e se è prima abitazione è esente ovviamente dall'IMU. Ecco, quindi c'è il riconoscimento nel momento in cui le due subunità sono contigue, vanno a costituire un'unica unità immobiliare nel momento in cui, lo ripeto, il contribuente presenta variazione all'Agenzia delle Entrate, che riconosce l'unione di fatto ai soli fini fiscali. Questo è quindi il comma D bis dell'articolo 5. Passiamo all'articolo 14, inserendo due comma, il comma 4 e il comma 5. Il comma 4 dichiara sostanzialmente che il contribuente che ha sottoscritto un contratto a canone concordato, se non presenta la dichiarazione IMU, perde l'agevolazione dell'1 per mille. Il comma 5, sempre dell'articolo 14, il nuovo comma inserito, va a definire che il titolare di pensione secondo la convenzione internazionale, che è titolare di una unità immobiliare in Italia, ma il soggetto risiede all'estero, può ottenere, se l'unità immobiliare non è locata né data in comodato d'uso, può avere quindi riconosciuta l'agevolazione del 50% sull'IMU. Torno a ripetere, pensionato che gode di una pensione secondo la convenzione internazionale, cioè in parole molto povere, ha lavorato in Italia, ha versato contributi in Italia, ha lavorato in Germania, ha versato contributi in Germania, secondo la convenzione gli viene riconosciuta l'unione dei contributi. Il soggetto vive in Germania ma ha una unità immobiliare in Italia, se non l'ha locata e se non l'ha data in comodato d'uso, gode dell'agevolazione del 50% sull'imposta IMU. Queste sono le tre
variazioni che abbiamo apportato al regolamento che abbiamo già approvato in Consiglio Comunale a luglio del 2020. Grazie Presidente. Grazie, grazie Assessore. Io apro la discussione, se c'è qualche consigliere che vuole intervenire in merito alla delibera appena illustrata. Nessuno deve intervenire, quindi chiudo la discussione e passo alle dichiarazioni di voto. C'è qualche consigliere che vuole fare dichiarazioni di voto? No, bene, andiamo in votazione. Anche qui, se non sbaglio, c'è l'immediata eseguibilità. Me lo confermate? Assessore Moscatelli, mi conferma che c'è l'immediata eseguibilità? Non credo, perché sui regolamenti occorre sempre... No. Ok, allora votazione singola. Intanto vado a verificare. Sì, ma no, ma me sono quasi sicuro anch'io che non serva. Comunque, votazione singola, dottor Rossi, per l'appello nominale. Gerry, non serve l'immediata eseguibilità. No, lo so, non serve l'immediata eseguibilità. Lì davanti ci sono... Sì, sì. Prego, dottor Rossi. Grazie Presidente. Allora, Emanuele Allegra. Favorevole. Daniele Andretta. Favorevole. Andrea Ballarè. Favorevole. Edoardo Brustia. Favorevole. Alessandro Canelli. Favorevole. Mauro Colladel. Favorevole. Anna Colombo. Favorevole. Michele Contartese. Favorevole. Ivan De Grandis. All'aggiornamento del Ivan De Grandis. Sì, sì. Favorevole. Hai sentito? Sì. Nicola Afonso. Favorevole. Elena Foti ha già scritto, sì. Flavio Ferguglia. Favorevole. Pietro Gagliardi. Favorevole. Maurizio Gavioli. Favorevole. Mario Jacopino. Favorevole. Raffaele Lanzo. Favorevole. Walter Matthews. Favorevole. Facciamo favorevole segretario. Grazie. Gerardo Murante. Favorevole. Erika Agneddu. Favorevole. Maurizio Nieri. Tiziana Ongari. Favorevole. Sara Paladini. Favorevole. Sì, è arrivato. Si è giunta. Arduino Pasquini. Favorevole. Gaetano Picozzi. Favorevole. Rossano Pirovano. Favorevole. Francesca Ricca. Favorevole. Claudio Strozzi. Favorevole. Angelo Trevanari. Favorevole. Giuseppe Valotti. Paola Bigotti. Favorevole. Unanime. Presidente, unanime. Allora, unanimità dei presenti e votanti, la delibera è approvata. Passiamo al punto 7 all'ordine del giorno. Integrazione al programma biennale di acquisti di forniture e servizi 2021-2022 allegato C. In nota di aggiornamento del decreto unico di programmazione 2021-2023, la parola all'assessore Moscatelli. Prego, assessore. Okay, grazie Presidente. Si tratta quindi dell'aggiornamento all'allegato C che prevede il programma di acquisto di beni e servizi. Sostanzialmente c'è stato un errore materiale per il quale non è stato inserito nel piano, appunto, nel programma degli acquisti biennale
i beni e servizi, l'appalto per la gestione dei servizi asilo nido. Sostanzialmente quindi andiamo ad inserire l'appalto nel programma biennale, quindi 308.000 euro per l'anno 21, 798.000 euro per il 22 e 507.000 per il terzo anno, perché poi scadrà nel 2024. Purtroppo c'è stato questo errore di trascrizione, di mancata trascrizione, per cui obbligatoriamente è necessario ritornare in consiglio, perché è il consiglio che approva gli allegati al DUP. Tutto qua, grazie. Grazie assessore. Chiede di intervenire il consigliere Fonzo. Prego, consigliere Fonzo. Grazie presidente, ma in realtà non è che è stata dimenticata una virgola o 5 euro. L'assessore non l'ha spiegato. Sono stati dimenticati 1.305.098 euro, quindi non sono proprio bricioline, ok? Mi pare una dimenticanza grave su una delibera che abbiamo votato il 15 di febbraio, non un anno fa, il 15 di febbraio. Allora io mi domando come sia possibile in un comune che si vanta, senza averne ragione tra l'altro, perché su questo abbiamo presentato un'interrogazione a cui oggi non abbiamo fatto in tempo a rispondere nonostante le due ore riservate all'interrogazione, il comune che si vanta, interpretando dei dati in modo sbagliato, di avere una grande efficienza in termini di spesa, e poi cade su una roba così evidente, cioè l'amministrazione si è dimenticata di inserire nel piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2023, si è dimenticata di inserire più di 1 milione di euro. Per il primo anno sono 308.563 e per il secondo 797.000. Ma chi è che deve guardare queste cose? E non è una domanda retorica, nel senso che errori di questo tipo, secondo me, chiamano in causa alte responsabilità. Non è qualcuno, qualche oscuro impiegato dell'ufficio bilancio o del servizio dei nidi che si è dimenticato di inserire dentro questa spesa necessaria per il servizio dei nidi, attenzione. Evidentemente c'è qualcuno che se n'è completamente dimenticato, perché avrebbe dovuto guardare le cifre. Allora, e qui le responsabilità sono di alto profilo, perché la redazione, o meglio, la collezione di tutti i documenti che vengono all'attenzione del Consiglio Comunale nella fase di aggiornamento del documento unico di programmazione, mi corregga il segretario generale, fanno riferimento al direttore generale, tant'è vero che è stato proprio lui a darci il parere quando noi abbiamo presentato degli emendamenti relativi alla eventualità di inserire o meno dei cambiamenti. Mi dico bene, segretario? Chi è che sovraintende alla redazione del documento unico di programmazione di tutti quanti gli allegati? È ridicolo quello che stai dicendo. È ridicolo? Sì, perché poi te lo spiego perché. È ridicolo che voi vi siate dimenticati 1.300.000 euro, questo sì che è ridicolo, proprio molto ridicolo, certo. Non vi siete dimenticati di 10 euro, ma di 1.300.000 euro, ve ne siete dimenticati, ok? Di inserirlo nel piano biennale degli acquisti, e questa è la cosa grave. Allora io domando... Non deve essere un contraddittorio, consigliere Fonzo. Non deve essere un contraddittorio tra di voi. Lei faccia il suo intervento, rimanga nel tempo Allora avanti. Io chiedo al segretario generale, chi è che sovraintende alla redazione dei documenti che fanno parte del documento unico di programmazione di tutti quanti gli allegati? Presidente, vorrei... Sì, no, io ho ascoltato, è che non capisco se il dottor Rossi sta ascoltando oppure no. Oppure no, Sì, sto ascoltando, però volevo capire un attimo, perché sì, effettivamente uno può ridurre, una riduzione ad uno di chi può verificare le cose è semplice, certamente, nell'ente, perché o sono io o sono
o il direttore, le due metà della mela della gestione dell'ente. Ma volevo sentire, perché probabilmente l'assessore Moscatelli ha una valutazione da sottoporre, credo sia prima ancora più opportuno sentire l'assessore. Ma io però posso una domanda molto semplice, anche se non ci fosse stato questo evidente errore materiale, chi è che sovraintende alla raccolta e alla cura dei documenti da portare in consiglio comunale per quanto riguarda il DUP? Beh, certo, però c'è anche un dirigente che di riferimento. Certo, ma questo lo so. Ma siccome il parere che ci è stato ogni volta che noi abbiamo presentato emendamenti al DUP, il parere che ci viene dato era quello del dirigente ed era quello di chi altro? Normalmente e deve essere quello del dirigente sulla proposta di del dirigente e di chi altro? C'era anche un altro parere sul DUP. Sì, beh, ripeto, ci sono più pareri, ma però no. Ma io scusa, continuo a capire una cosa. Alla fine, questo che voglio sapere. No, non ho capito una cosa. Alla fine, chiedo scusa se intervengo. Prego. Allora, che ci sia stato un errore, può essere che ci sia stato di piccola, lieve e grande entità, sempre di errore si tratta. Però non mi sembra che bisogna fare l'inquisizione. Allora vediamo, provo a spiegarlo io perché vedo che il dottor Rossi fa fatica a darmi una risposta precisa. Allora, no, il dottor Rossi ha risposto. Il dottor Rossi ha risposto che il dirigente prepara il documento, ok, per la parte di sua competenza. Quindi faccio un esempio, il dottor Daglia prepara il testo di sua competenza, la dottoressa Renne prepara il testo di sua competenza, ogni dirigente prepara il testo da inserire nel DUP di sua competenza, ok. La domanda che io ho posto al dottor Rossi è il seguente. Alla fine, chi è che vede se tutti i pezzi che ciascuno ha presentato sono coerenti e tutto ciò che era necessario inserire è stato inserito? Ce n'è uno responsabile di questa cosa qua, che è anche quello che esprime parere rispetto al documento unico di programmazione e alla nota di aggiornamento al DUP. E questo si chiama direttore generale, ok? Non si chiama in un altro modo, perché ogni dirigente fa la sua parte. Ma chi è che sovraintende il tutto è il direttore generale. Io vi ricordo che è stato il direttore generale a esprimere pareri sulle nostre proposte di emendamento al DUP, nessun altro, ok? Oltre al dirigente del settore competente, chiaramente, nel senso che se chiedevo di modificare il piano triennale delle opere pubbliche con il regato al DUP, mi rispondeva la dottoressa Renne, se dicevo di modificare una parte relativa al servizio istruzione, mi rispondeva il dottor Cortese, è evidente, ok? Ma poi c'era un parere di carattere generale che era riferito al direttore generale. Ora, siccome oggi noi ci troviamo a discutere di una delibera in cui sostanzialmente ci chiedete di inserire nel programma annuale di beni di acquisti 1.300.000 euro perché ve li siete dimenticati, io voglio capire chi è che doveva verificare se tutto ciò che doveva essere inserito veniva inserito, e c'è una persona che è il direttore generale, che tra l'altro non è retribuito, come dire, in minima parte, secondo quello che risulta sul sito amministrazione trasparente del Comune di Novara. Il direttore generale del Comune di Novara prende sostanzialmente 136.500 euro all'anno, quindi non è pagato poco, è pagato quanto si deve per una persona che ha un'alta responsabilità, ok? Secondo me è uno stipendio dovuto a uno che occupa così tanta responsabilità. Quindi è evidente che noi non possiamo votare contro un passaggio di spesa che è fondamentale per garantire la funzionalità dei servizi educativi, questo è evidente, però è altrettanto evidente che cose di questo tipo non devono capitare. Soprattutto non devono capitare un'amministrazione che si picca di essere così efficiente nella spesa, cosa non vera tra l'altro, ma questo ne parleremo nella prossima seduta del Consiglio Comunale, perché in questo caso avete proprio dimostrato di essere scivolati su una buccia di banana. Quindi sostanzialmente non potremmo che astenerci su questa delibera, perché la spesa va fatta per garantire un essenziale servizio per i cittadini, ma sarebbe il caso che chi doveva controllare e non l'ha fatto in qualche modo sia richiamato al rispetto dei suoi passaggi. Grazie. Grazie dottor Fonzo. Ci sono delle altre richieste di intervento? Mi sembra che abbia chiesto di intervento il consigliere Pirovano. Sì, grazie presidente. Ma io il ritorno, ma adesso parlare. Sono un po' di microfoni aperti, presidente. C'è un ritorno fastidiosissimo, almeno qua in aula consigliare. Allora, dicevo, presidente, consigliere Pirovano, non vedo microfoni aperti, tranne forse il mio. Sento la Moscatelli che parla con
con qualcuno, perciò. Ma comunque non è un problema. Presidente, stavo dicendo, io già in commissione avevo su queste delibere, onestamente le altre due, come avete visto, c'era poco da dire, questioni abbastanza dovute, insomma, anche da parte nostra, non è che c'era molto da dire. Ma invece su questa delibera io anche in commissione l'altro giorno avevo posto all'assessore Moscatelli, perché la domanda, va bene l'errore materiale, questo ci può stare, ma qui non è un errore materiale, voglio dire, non è che stiamo parlando di ci siamo dimenticati 10.000 euro di contributo o piccole cifre, qui parliamo di 1.300.000 euro. Adesso, per carità, io condivido in pieno al 100% l'intervento che mi ha preceduto del mio collega Afonso, ma io credo che c'è anche una responsabilità politica, perché per chi ha fatto l'amministrazione, per chi ha fatto l'amministratore, per chi ha avuto modo di gestire un servizio, io credo che, almeno io facevo così quando facevo l'assessore, almeno le voci, quelle più importanti dei capitoli di spesa del mio assessorato, io andavo a verificare quando c'era da approvare il DUP o il bilancio di previsione, andavo a verificare che quelle cifre erano presenti, che non venivano fatti dei tagli e così via. Ora, noi, assessore, intanto assessore Moscatelli, guardi, io... No, ma infatti devo fare una precisazione poi, perché ho capito che siete stati tratti in inganno. C'è un dopo, quando chiederò la parola per precisare, perché a bilancio la cifra c'è. No, non avete capito che a bilancio c'è la cifra. Non è il bilancio. Allora, l'assessore Moscatelli, le do il diritto di replica dopo l'intervento dei consiglieri. Quindi abbia la pazienza di ascoltare e poi dopo il diritto di replica. Prego, consigliere Pirovano. Io ho fatto come esempio, o so che a bilancio ci sono, l'abbiamo visto. Ho fatto come esempio, io personalmente mi andavo a vedere nel DUP, il pezzo del DUP, me lo scrivevo io, lo correggevo, lo vedevo. Qui manca, secondo me, la mano anche politica, perché è vero che poi a monte c'era un controllo del direttore generale e su questo condivido il pensiero del collega Fuccio, però voglio dire, è strano che un assessore non si sia accorto che mancavano 1.300.000 euro, abbiate pazienza. È molto strano. Io voglio dire, le responsabilità diamole a tutti, cioè diamole a chi anche se le deve prendere, perché noi abbiamo più volte denunciato o segnalato, no, al sindaco o comunque in quest'aula, che alcuni assessori sono troppo latitanti. Ma questo è, guardate, basta andare in giro per la città, non lo dice il consigliere Pirovano, signor sindaco. Guardi, lei, io lo so che lei lo sa, anche se non lo potrà, non lo dirà mai, ma io lo so che lei lo sa. Però questo è un dato di fatto e questa è la dimostrazione. Noi l'abbiamo visto col DUP, quanti errori vi abbiamo tirato fuori durante la discussione del DUP? Quanti? Abbiamo tirati fuori a decine e decine. Ecco, è questo che non funziona. Poi io volevo dire una cosa all'assessore Moscatelli. Guardi, assessore, lei sa che io ho grande rispetto per lei e gliel'ho sempre dimostrato in tutte le occasioni. Però non è carino nel momento in cui un consigliere sta facendo un intervento e lei gli dice quello che stai dicendo è ridicolo, perché qui di ridicolo non c'è proprio niente, assessore. Non va bene, cioè, poi detto da lei, veramente sono rimasto un po', come dire, un po' male detto da lei, perché lei è sempre stata una persona, come dire, moderata e rispettosa anche dei ruoli, a differenza di qualche suo collega. Per cui lo dico, perché magari a volte poi può capitare che insomma partono, anche a me ogni tanto capita di dire delle cose che non penso, però. Ecco, qui veramente oggi siamo di fronte alla dimostrazione che c'è un problema politico,
perché diciamoci la verità, qui in questa amministrazione c'è un sindaco tuttofare, accentratore, dove passa tutto da lui, e nel momento in cui il sindaco si distrae per qualsiasi motivo, succedono queste cose. E lo vediamo su tutti i fronti, su tutti i fronti. Per cui io mi auguro che, insomma, questo è uno, ma io lo ripeto, nel DUP, quando abbiamo discusso il DUP, abbiamo evidenziato decine e decine di errori materiali. Decine e decine di errori materiali. Non so, evidentemente qui ci sono delle persone che svolgono il ruolo a tempo perso, perché questo è il vero discorso. Qui ci sono degli assessori che svolgono la loro attività a tempo perso. Poi io capisco l'errore materiale da parte del professionista che lo fa a tempo pieno, per carità, ci può stare, non dovrebbe succedere, ma ci può stare. Questo mi sembra abbastanza anche grave, ma non è un problema, perché tutto ci si può mettere una pezza, e questo è il caso in cui ci stiamo mettendo una pezza. Per cui, ecco, io invito veramente in futuro a fare molta più attenzione, soprattutto da parte di chi, almeno dico, da parte degli assessori, che almeno che si vadano a leggere il loro pezzettino, a vedere almeno le macro voci, non dico le micro, ma almeno le macro voci che ci siano tutte. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Girovano. Ci sono degli altri interventi? Aspetta. Allora, se non ci sono altri interventi, do la parola all'assessore Moscatelli per una replica. Sì, grazie Presidente. Ma io ritengo opportuno, magari mi scuso per il ridicolo, ma era una mia riflessione purtroppo ad alta voce, quindi l'avete sentita. Ognuno può riflettere nel proprio intimo come vuole. Detto questo, mi scuso però se si è resa pubblica, ma voglio precisare, qui non ci sono errori a bilancio, nel bilancio c'è il 1.354.000, fa testo in modo particolare il bilancio, la risorsa a disposizione per il contratto c'è. Quando parliamo di allegato al bilancio, quindi io non devo difendere nessuno, non è il mio ruolo difendere, però credo che sia stato così nominato più volte il nostro direttore generale come responsabile di una mancanza che non si può assolutamente, sulle migliaia di voci che compongono un bilancio e la serie di allegati che vengono fatti, realizzati a seguito di presentazione da parte dei servizi, non dell'assessore. I servizi hanno un dirigente, ciascun dirigente presenta il suo programma di acquisto di beni e servizi. Quindi qui non c'è da... è saltata una riga nell'allegato, e non potremmo, che penso, ritenere responsabile un direttore che ha esaminato nella profondità i dati di bilancio, che sono la base dell'esercizio politico di questa amministrazione. Di politico nell'allegato non c'è assolutamente nulla, c'è una riga che salta, purtroppo, ahimè, può capitare. Proprio l'informatizzazione crea spesso queste criticità. L'abbiamo approvato il bilancio un mese fa, non 10 anni fa, e non ci siamo accorti dopo 10 anni che mancava la riga nell'acquisto dei beni e dei servizi del servizio asili nido. Ci siamo accorti, è una correzione quasi manuale che facciamo all'allegato. Io torno a ripetere, voglio così tranquillizzare tutti che a bilancio il valore, la risorsa per l'appalto che deve ancora essere indetto per l'acquisto di servizi per gli asili nido, la risorsa c'è nella sua completezza triennale. Quindi politicamente abbiamo messo i soldi per fare l'appalto, se proprio vogliamo definirlo in questi termini.
è saltato in un allegato dei tanti che compongono tutto l'aggiornamento alla DUP, è saltata una riga, scusate, perdonatemi, anche la macchina erra oltre all'essere umano, non vedo nessuna criticità, andiamo a correggere questa riga che manca, ma nel bilancio sostengo, continuo a sostenere, c'è la risorsa, che è il bilancio che fa testo e quel DUP che avete approvato. C'è la risorsa per finanziare il contratto, l'appalto dei servizi. È un allegato quello che c'è, è saltata una riga nell'allegato. Chiedo io scusa a nome di tutta la giunta, ma non credo che di politico nel saltare una riga, nel riportare una riga, ci sia qualcosa di politico. Il politico c'è. Nel bilancio c'è la risorsa. Grazie Presidente. Presidente? Grazie Assessore Moscatelli. Presidente? Presidente? Presidente, mi sente? Sì, non so chi sta parlando. Sono il segretario. Ah, ok. Ecco, dopo l'intervento dell'assessore Moscatelli, che ritenevo essenziale nel dialogo che si era avviato tra me e il consigliere Fonzo, trovo la conferma di quello che c'era da mettere in evidenza, cioè che non era un problema sostanziale su cui anche un revisore avrebbe dei conti, avrebbe cercato alcun peso, certamente, ma che in realtà si trattava di un mero errore materiale, peraltro di cui ci si è accorti interiore a corporis, cioè all'interno della stessa nostra amministrazione. Certo, gli errori sono sempre fastidiosi, ma se non sono comunque sostanziali nel cambiare e mutare gli elementi della contabilità, in questo caso sarebbe stato grave se fosse avvenuto perché si era collegati a un appalto, e rendiamoci conto che fa parte della marea di documentazione che spesso dobbiamo vedere di corsa, e purtroppo i tempi sono sempre il nostro problema, qualche volta può anche sfuggire ciò che è già capitato anche in segreteria più di una volta, che qualcosa magari sfuggisse, abbiamo dovuto rettificare nella pubblicazione di un atto, insomma ci può stare, l'importante è che non sia un errore sostanziale, poi certo le valutazioni che giustamente ognuno politicamente vuol fare è giusto che le faccia, però non siamo in presenza di una questione sostanziale, meglio che non accada, ma può accadere e potrà sempre accadere, che sappia io, e ne ho viste anche, tante nel passato. Grazie dottor Rossi, grazie. Allora chiedo se vi siano degli altri interventi prima di chiudere la discussione, se c'è qualche consigliere che vuole intervenire in merito alla delibera. Signor sindaco, prego. Grazie presidente, ma io penso che sostanzialmente il livello della polemica innestato dall'opposizione su un tema del genere è la rappresentazione plastica della assenza totale di argomenti che in questo momento hanno. Un'assenza totale di argomenti e di contenuti si fossilizzano solo su piccole situazioni di carattere formale e non hanno niente altro a cui aggrapparsi. Detto altresì da chi si è caratterizzato, e i risultati elettorali, ahimè per loro, lo hanno dimostrato ampiamente nel 2016, per aver caratterizzato la propria amministrazione come una sorta di galleria degli orrori dal punto di vista amministrativo. Quindi sentire da chi nei 5 anni in cui ha governato viene qua a bacchettare o a dire cosa si dovrebbe fare, cosa non si dovrebbe fare, cosa era giusto fare, cosa non era giusto fare, da chi si è caratterizzato per una galleria degli orrori per 5 anni mentre amministrava, è surreale. Detto questo, vorrei far presente al consigliere Fonso, visto che mette in dubbio le capacità amministrative da un punto di vista, diciamo così, della gestione economico-finanziaria dell'ente, che noi non ci vantiamo di niente e non ci autodichiariamo come comune con la migliore capacità di spesa in Italia. Lo hanno fatto altri, tra l'altro una fondazione che si chiama Fondazione Etica, che
non è certo una fondazione di centrodestra, peraltro, o della Lega, ok? Quindi, attenzione, non ci autoincensiamo proprio di nulla, come lui ha erroneamente esposto prima. Quello è un fatto basato su dati oggettivi. C'è la piccola differenza, che quando governavano loro li hanno commissariati la Corte dei Conti, mentre governiamo praticamente, mentre governiamo noi cominciamo ad arrivare a dei livelli di performance dal punto di vista della gestione del bilancio ed economico-finanziaria di assoluta eccellenza. Quindi trovate altri argomenti un po' più sostenuti per attaccare la maggioranza o chi lavora tutti i giorni, perché sennò dovremmo anche pensare che i vertici apicali di quest'ente dovrebbero guardare ogni singolo foglietto che viene fatto girare dagli uffici, perché se c'è solo sbaglio allora è colpa dei vertici apicali dell'ente. Cioè, signori, qui non c'è stato nessun danno, il bilancio è stato fatto a regola d'arte, veritiero, con tutti i principi contabili rispettati. Nell'allegato C, che tra l'altro ci siamo accorti noi, mancava quella cosa, non succede assolutamente niente. Montare una polemica su questa cosa da chi si è caratterizzato per 5 anni con la sua galleria degli orrori amministrativi è quantomeno surreale. Sindaco, voi non conoscete manco gli anni. Grazie. Avete sbagliato anche gli anni. Ce lo ricordo bene. La delibera era sbagliata, perché se no, non fosse stata così, se fosse stata corretta come dice lei, il bando non lo poteva fare. Allora, sindaco, si ripassa il diritto amministrativo. Consigliere Fonzo, lei è rispettoso e spesso consigliere di quello che devo fare per applicare le norme, e sa benissimo che come è intervenuto lei e ha detto ciò che ha detto e nessuno l'ha interrotta, la stessa cosa la deve fare lei quando interviene qualcuno che magari fa un intervento che le dà fastidio o le solletica. Quindi le chiedo cortesemente di tacere come qualcuno ha taciuto mentre parlava lei. Punto. Ha chiesto di intervenire la consigliera Ongari, ne ha facoltà, e poi la consigliera Paladini. Grazie Presidente. Beh, sui toni non entro in merito, ognuno parla come può, come riesce, si esprime come può e come riesce, quindi non sta a me né dare un parere né giudicare, però da consigliere comunale, da colleghi, mi sembra che questi toni non siano molto appropriati. Però vorrei dire, precisare un inciso, quando si parla del nostro sindaco che è l'unico che fa, che lui esprime il lavoro di un gruppo. È certo che il nostro sindaco è molto bravo, ma è fuori di dubbio questo. Ma non è che lui lavora e gli assessori, la giunta, i consiglieri non lo facciano. Questa è l'espressione di quanto di meglio si possa fare, perché se la riuscita è questa, se i lavori progrediscono, è merito di tutti. Cioè, voi date delle lodi, elogiate il sindaco quasi mancando nei nostri confronti. Non è che il sindaco fa e gli altri non fanno. Questa cosa non andrebbe proprio così espressa, mi sembra maleducato, ve lo dico proprio, mi sono sentita presa in causa, perché qui tutte le volte si parla, è vero quello che ha detto il nostro presidente, dicendo che magari dà fastidio, alcune cose danno fastidio, ma non per questo si debba denigrare il lavoro del sindaco e neanche di tutti noi, giunta e consiglieri. Per piacere, insomma, cerchiamo, siamo grandi, siamo maggiorenni, siamo tutte persone, tra l'altro, di un certo livello sociale, cioè quindi siamo persone che dovremmo dare l'esempio. Io, insomma, non condivido e, insomma, ringrazio il mio sindaco per la pazienza che porta, ringrazio tutti i miei colleghi per la pazienza che portano e per piacere cerchiamo anche un attimino di rientrare nei nostri ranghi, cerchiamo di essere consapevoli di quello che diciamo, cerchiamo di non a priori di non attaccare, a prescindere, ma perché? Cioè io non capisco, magari sono dei limiti miei, per carità, però io vi ringrazio sempre per la collaborazione, per la vostra preparazione, per carità, io cerco di imparare da tutti, però questo basta. Questo denigrare per gentilezza basta. Grazie Presidente.
Grazie consigliera Ongari. Chiedo di intervenire la consigliera Paladini, prego. Grazie presidente. Ma la consigliera Ongari sente soltanto una parte o sente tutto il consiglio comunale? Pochi secondi fa il signor sindaco ha usato questa parola, la fiera degli orrori. A parte che gli orrori... Galleria degli orrori. Perfetto, la galleria vuol dire che stavamo almeno in un museo e per fare degli orrori vuol dire che si faceva qualcosa, almeno si faceva qualcosa. In questa attuale galleria c'è la galleria del vuoto spinto, perché questa è l'ennesima dimostrazione quando si dimentica 1.300.000 sugli asili nido, non su una cosa inutile, ma sugli asili nido, quando si dimenticano 1.300.000 su acquisti per gli asili nido, vuol dire che non si ha alcuna cura e attenzione per questa città e anche per un tema così importante. Per cui adesso non girate l'errore materiale, perché veramente siete inqualificabili da quel punto di vista, perché il problema sta proprio nella testa, non è la macchina, il problema è la testa di questa macchina che non funziona e che non lavora, soprattutto perché è continuamente così, riportate errori nel DUP, nei contenuti, adesso anche nei numeri. Cioè davvero forse dovreste in questo momento chiedere scusa e soltanto portare questa delibera cercando di risolvere un problema, ma con grande umiltà e con grande silenzio. L'arroganza del sindaco in questo momento, dopo che l'errore l'ha fatta questa amministrazione, questa giunta e parte della giunta che lavora poco e anche poi con una serie di soggetti che devono vigilare, è veramente stucchevole, perché non si può avere dirigenti, direttori generali e poi non accorgersi di un errore così. Io non sento più niente, consigliera Paladini. Macroscopo, stamattina il signor sindaco ha dato tutta la colpa per il bando del verde pubblico a un dirigente. Possibile, dicendo che la politica non c'entra niente. Possibile che la colpa sia sempre di qualcun altro. Possibile che non si assumano mai le responsabilità. Possibile che questa giunta non abbia alcuna cura del nostro bilancio, che è l'atto principale di questa città. Non è polemica sterile, signor sindaco. Guardi che lei in passato secondo lei i bandi li fanno i politici o i dirigenti? Scusi, se lei era abituata a fare i bandi come politico c'è un problema, leggere, eh. E tu lo devi leggere, signor sindaco. C'è un problema, eh. Un grosso problema se passa questo concetto. Ma almeno leggilo, il tuo assessore lo doveva leggere. Il bando è passato in giunta e lei non si è accorto dei tempi così ristretti. Non si vergogni lei, perché è colpa anche sua. Guardi che lei non sa di cosa sta parlando, Paladini. In giunta passa solo il progetto, non passano le procedure di bando. Cosa sta dicendo? Ha fatto l'amministratrice per 5 anni, non sa neanche quello che dice. Non è competente, quindi non sapeva se sta andando su me con un documento. Ma cosa sta dicendo? Ma cosa sta dicendo, consigliera? Ma si rende conto di quello che sta dicendo? Ma secondo lei i politici fanno i bandi? Signor sindaco, per favore. Ma da quando è questa cosa qua? Sindaco, ma voi facevate i bandi, scusi. Adesso faccio domanda. No, signor sindaco. Scusi, io ho aspettato tutti oggi. Voi vi occupavate delle procedure di gara? Io devo andare via. Mamma mia. Allora, non c'è il sindaco, per favore. Non può rispondere a questa domanda. Ha già fatto l'intervento il sindaco, se no chiede di intervenire. Allora, lei si occupava delle procedure di gara quando faceva l'assessore? Presidente, sì o no? Presidente, sì o no? Il presidente può fare quello che può fare. Se parlate tutti e nessuno mi ascolta. Presidente, spenga il microfono al sindaco. L'ho già tolto il microfono al sindaco, ma se l'è rimesso. Non è che posso spegnergli il computer. Allora, adesso il sindaco, per favore, perché... Basta. Allora, consigliera Palladini. Presidente, i dirigenti fanno ovviamente gli atti, predispongono gli atti, ma le informo, lei ha fatto l'assessore, che gli assessori dovrebbero leggere gli atti
capisce quello che sto dicendo, riesco a farmi capire, evidentemente oggi ho problemi di linguaggio, però gli assessori se fanno il proprio lavoro, se ne accorgono, non è possibile far saltare 1.300.000 senza che un assessore non si accorga che c'è un taglio di quel genere. Stiamo parlando di numeri macroscopici, signor Presidente. Non stiamo parlando, ribadisco, di 200 euro, di 500 euro, di 1.000 euro che vengono tagliati da una annualità all'altra. C'è un taglio secco di 1.300.000. Ma scusate, ma è stato chiaro che nel bilancio ci sono i soldi? Non riesco a capire se lo avete capito o meno. Non c'è nessun taglio, perché nel bilancio ci sono i soldi, andate a vederle, vedete gli atti. Mi dica come si fa oggi il consiglio. Tanto, assessore. E va bene, ma io l'ho detto 50 volte, se si continua a ripetere che abbiamo tagliato, non è vero. Se non avete sbagliato, perché stiamo facendo questo? Mi spieghi, assessore, se non avete sbagliato, perché stiamo facendo questo atto? Perché avete fatto tutto giusto? Ho detto che è saltato. Assessore, non è un dibattito tra me e lei. Lei è già intervenuta, è intervenuto il sindaco. Cioè, io sono stata sufficientemente chiara. Ho detto in bilancio che è quello che sborsa il Presidente, soldi. Scusi, ma adesso fa fare l'intervento di nuovo. Me lo può spiegare? Ma io dovevo farlo per ultimo, voi non siete intervenuti. Mi ha dato la parola. Presidente, mi lo spiega come funziona oggi questo consiglio comunale? È molto difficile gestire un consiglio comunale quando in questa situazione di estrema difficoltà chi vuole intervenire fa come gli pare, da una parte e dall'altra, non sto parlando di una parte sola, perché qui a un certo punto non vige più nessuna regola e chiunque vuole intervenire interviene, dal sindaco all'ultimo dei consiglieri, fregandosi altamente del fatto che ci sono delle regole da rispettare e che il sottoscritto con un computer davanti e 30 persone collegate non è in grado di togliere la parola a qualcuno. Quindi la prima cosa che chiedo è rispetto delle regole e rispetto del sottoscritto che fa una fatica enorme a gestire queste liti da cortile. Da cortile. Lei, consigliera Paladini, ha fatto una domanda alla Moscatelli. La Moscatelli le risponde e lei non vuole che la Moscatelli parli. Si decida. Io oggi diritti da cortile non me lo faccio dire, sono stata in silenzio tutto il giorno educatamente. Lei ha fatto una domanda all'assessore e l'assessore non ho fatto nessuna domanda, non ho fatto nessuna domanda, ho fatto una considerazione e ribadisco la mia considerazione. Questa giunta non lavora. Fine della benissimo. Discussione. Grazie, va bene. Ho concluso. Va bene, grazie. Volevo chiedere. Ci sono degli altri interventi? Consigliere Freluglia. Presidente, sono. Presidente, sono. Sì, Pirova. Vorrei capire chi è l'ultimo dei consiglieri, perché lei ha detto fino all'ultimo dei consiglieri. L'ultimo dei consiglieri, che... l'ultimo dei consiglieri è Zampogna che finisce con la Z. Ah, adesso ho capito il concetto. Grazie, Presidente. L'ultimo in ordine alfabetico. Prego, Freguglia. Ma grazie Presidente, io non volevo intervenire, ma mi sembra che qua si sia fatta la solita polemica cacciara, ma bisogna ristabilire la verità, ma va detta con un po' di silenzio intorno. Cioè, quella è, la verità è quella che ha detto in commissione l'assessore Moscatelli, che ha ribadito prima quando l'avete lasciata parlare e che ha ribadito adesso quando ha cercato di rispondere alla consigliera Paladini. Allora, il bilancio è perfetto, ci sono i fondi, è stato approvato in maniera perfetta, abbiamo detto che è stato fatto un errore, non ci siamo nascosti, nessuno qua si nasconde o nasconde la testa sotto la sabbia. C'è stato un errore materiale, fra l'altro, come giustamente detto, fatto un mese fa, si chiede di rettificarlo. E non vedo perché ci sia tutta questa polemica di fronte a un errore che è umano. Poi, se vogliamo parlare del nulla, l'ha chiamato forse cosmico la consigliera che mi ha preceduto,
Allora, se il nulla cosmico è aver messo mano a cose che a tutte o quasi le cose che in città non venivano toccate da decine di anni, regolamenti vecchi di 50-60 anni e i conti che sono stati messi a posto, allora se questo è il nulla cosmico, forse avete una strana concezione del nulla, ecco, perché forse il nulla cosmico è stato fatto tempo fa e non di certo da questa amministrazione. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Fregoli, ha chiesto di intervenire il Consigliere Matius. Presidente, potrei per cortesia fare una domanda direttamente all'assessore Moscatelli, perché magari in commissione oggi mi è sfuggito qualcosa, mi concede questa opportunità? Ma se, assessore Moscatelli l'ascolta. Assessore Moscatelli, lei che ha sicuramente molta più esperienza di noi, visto che comunque è già almeno 15 anni che fa i bilanci del Comune di Novara, nonostante i cambiamenti e quant'altro, io forse non ho capito, ma dal punto di vista contabile, l'equilibrio di bilancio è stato mantenuto, i soldi in bilancio ci sono, l'errore è di natura tecnica dal punto di vista, come dire, di scrittura contabile, senza però inficiare l'equilibrio del bilancio, o ho capito male io? Posso rispondere? Posso rispondere, Presidente? Presidente? Assessore, può rispondere, certo. Grazie, Presidente. Io lo richiamo alla memoria di tutti per la terza volta. Il bilancio è stato costruito con la risorsa necessaria per l'appalto che deve essere ancora indetto, per l'appalto per i servizi degli asili nido. La risorsa c'è, l'appalto appena sarà, quindi il bando di gara pubblicato dal servizio competente, avrà a disposizione le risorse, perché ci sono nel bilancio. Il bilancio è estremamente corretto, è mancato l'inserimento nell'allegato, è un allegato al bilancio, è mancato questo inserimento di questa voce. L'ho detto in commissione, nessuno mi ha fatto osservazioni, non ricordo perlomeno, che ho detto gli errori umani sono possibili, perché siamo tutti umani. C'è stato un errore, lo abbiamo dichiarato, non l'abbiamo nascosto, giustamente come deve essere, abbiamo detto manca questo inserimento. Negli acquisti, ovviamente nel programma degli acquisti di beni e servizi, abbiamo inserito, quindi oggi abbiamo portato l'integrazione appunto a questo programma, perché mancava questa voce. Però lo ripeto, generalmente come viene costruito l'allegato, senza dar colpe a nessuno, e tantomeno io sono mai disponibile a questo, viene presentato dai vari servizi i loro acquisti di beni e servizi, che viene quindi assemblato dalla ragioneria. La ragioneria, sulla base di quello che arriva dai servizi, assembla l'allegato, punto. Ma arriva dai servizi la notazione, acquisto di questi, tot risorse per l'acquisto di questi e l'acquisto di questi servizi. Nel bilancio la voce è già stata inserita come risorsa, quindi non è che dobbiamo fare una variazione di bilancio, voglio precisare questo, perché la risorsa c'è, è mancata l'iscrizione nell'allegato, ma la risorsa c'è, è immediatamente utilizzabile, perché il bilancio l'abbiamo già approvato al 15 di febbraio, appena la dirigenza avrà fatto il suo bando di gara, ha le risorse a disposizione. Non è successo niente, assolutamente niente. Torno a ripetere quello che avete, il bilancio, che è quello che ovviamente è l'anima del DUP, perché se sbagliamo lì, ma è possibile anche lì, ma se avessimo sbagliato lì avrei capito la reazione
avuta dai signori consiglieri, ma il bilancio è corretto, presenta quella risorsa, non c'è nulla di nuovo, mancava questo inserimento, l'abbiamo inserito per correttezza ovviamente dovuta, una correttezza dovuta, e abbiamo dichiarato, signori, c'è stato un errore. Bene, non so se vogliamo ammazzare qualcuno per un errore, su migliaia di voci, di numeri, allegati e quant'altro, fate voi. Io non ritengo, veramente non ho compreso veramente la discussione di oggi e mi ha anche amareggiato, perché so quanto lavorano tutta la dirigenza, compreso il direttore generale, e quindi so quanto lavora la ragioneria, quanto lavorano tutti i servizi. Un errore può capitare, siamo tutti, torno a ripetere, forse lo dimentichiamo, esseri umani. Mi sono amareggiata, ve lo dico sinceramente, perché so quanto abbiamo lavorato in questo anno, nel 20 e nel 21, stiamo lavorando faticosamente, senza sbandierare proprio ben niente, senza inorgogliosirci per dati che ci forniscono altri, soggetti terzi, voglio ricordarlo, perché prima mi sono sentita anche offesa da una dichiarazione fatta da un consigliere, vedremo dati falsi, ma se dichiarate che sono dati falsi, quelli riportati da un giornale sulla base di un lavoro fatto da una fondazione in collaborazione con la LIUS di Roma, se lo sapete, noi che cosa c'entriamo? Noi che cosa c'entriamo? Sono dati che hanno preso dal rendiconto del 19, non c'entriamo ben niente. Ci hanno detto che siamo stati i primi e va bene, ne prendiamo atto, ma le dirò, consigliere Colto, che io sarò ancora più orgogliosa quando oltre al 91,3 arriverò al 98. Allora sarò ancora veramente orgogliosa. Grazie Presidente, ma mi scusi dello sfogo perché ho sentito di tutto e il peggio di tutto oggi. Grazie a lei, Assessore Moscatelli, grazie a lei. Grazie a lei, Assessore Moscatelli, per la precisazione. Grazie. Ci terrei, Presidente, a fare una nota nell'intervento. Gli enti pubblici, secondo i dettami della 267, si avvalgono anche di quella che si chiama autotutela, nel senso che nel momento in cui un organismo istituzionale si accorge di non aver compiuto in maniera perfetta, quindi di non aver reso l'atto perfetto, perché questa è la denominazione giuridica di quello che è la struttura di quel, diciamo, dell'ordinamento del diritto amministrativo, è evidente che l'ente ha l'obbligo di andare in autotutela. Proprio come ha detto l'assessore Moscatelli, ci siamo accorti che c'è stato un errore, un mero errore materiale, che non inficia la regolarità contabile e l'equilibrio del bilancio, perché il bilancio è in equilibrio e la risorsa è disponibile. È evidente che nel momento in cui un organismo dell'ente si accorge che una parte di un atto non è perfetta, in autotutela deve assolutamente sistemarla. Poiché il bilancio è materia competenza del Consiglio, ed è tutto evidente che oggi noi siamo qui a sanare una incongruenza di natura materiale in autotutela di quello che è, come dire, l'organismo preposto, in questo caso il servizio bilancio. Quello che mi premeva, per questo ho fatto la domanda all'assessore, era che invece la risorsa non fosse stata assegnata. Allora lì davvero sarebbe stato grave, molto più grave. Ma poiché questo è stato assolutamente, come dire, rassicurato e certificato anche dalla regolarità da parte del dirigente che in autotutela stabilisce e, come dire, comunica che con quest'atto si sana una situazione semplicemente di natura materiale ma non contabile, a mio avviso la polemica diventa quantomeno strumentale e inutile. Noi oggi non stiamo, come giustamente ha sottolineato l'assessore, attuando una variazione di bilancio, perché non vi è errore in variazione di bilancio, vi è un errore di natura diversa. Quindi, a maggior ragione, io ritengo poco costruttivo dal punto di vista della dialettica anche del Consiglio Comunale approfondire una tematica che di per sé è molto banale.
Pertanto, per quanto mi riguarda, la delibera non solo è assolutamente legittima, ma è anche doverosa, e quindi secondo me sarebbe da votare semplicemente senza accentuare polemiche che poi alla fine sono di per sé sterili. Grazie Presidente. Grazie, grazie Consigliere Matteo. Altri interventi? Poi, non ci sono altri interventi, chiudo la discussione, chiedo se vi siano delle dichiarazioni di voto. Nessuna dichiarazione di voto? Sì, Presidente, volevo farla io. Prego, consigliere Pirovano. No, ma molto brevemente, perché c'è stata una discussione molto lunga. Presidente, noi ci rendiamo conto, insomma, che poi alla fine, al di là delle polemiche, queste sono delibere che poi vanno approvate, perché c'è in ballo, insomma, l'interesse della città, perché parliamo di acquisti, di beni, di servizi, di un settore come le scuole, per cui assolutamente ci dispiace che non succedano queste mancanze, che non dovrebbero succedere, perché bisogna avere soprattutto su questi temi più attenzione. Noi voteremo in maniera, ci asteniamo, voteremo in maniera, come dire, abbiamo votato contrario al bilancio, ma in questo caso ci sentiamo di astenerci proprio perché riteniamo che c'è in ballo, come dire, appunto, delle risorse che servono per il bene della città e in particolare per l'istruzione. Ecco, per cui volevo annunciare il nostro voto di astensione a questa deliberazione. Grazie. Grazie. Ci sono delle altre dichiarazioni di voto? Bene, nessuna dichiarazione di voto, la parola al dottor Rossi per l'appello nominale. Credo che ci sia l'immediata eseguibilità su questa delibera. Sì, sono due votazioni. Emanuela Allegra. Astensione favorevole. Daniele Andretta. Favorevole, favorevole. Andrea Ballarè. Edoardo Brustia. Favorevole, favorevole. Alessandro Canelli. Favorevole, favorevole. Mauro Collodel. Favorevole, favorevole. Anna Colombo. Favorevole, favorevole. Michele Contartese. Contartese. Lo vedo in ombra. Contartese? Ivan De Grandis. Favorevole, favorevole. Nicola Fonzo. Astenuto favorevole. Elena Foti ha lasciato la adunanza. Flavio Freguglia. Favorevole, favorevole. Pietro Gagliardi. Pietro Gagliardi. Ho capito, favorevole, favorevole, possibile? Sì. Maurizio Gavioli. Favorevole, favorevole. Mario Jacopino. Astenuto favorevole. Raffaele Lanzo. Favorevole, favorevole. Walter Matthews. Favorevole, favorevole. Gerardo Morante. Favorevole, favorevole. Eric Agneddu. Favorevole, favorevole. Mieli. Favorevole, favorevole. Tiziana Unger. Favorevole, favorevole. Sara Palladini. Palladini? Arduino Pasquini. Favorevole. 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 Gaetano Picozzi. Favorevole, favorevole. Rossano Pirovano. Astenuto favorevole.
Francesca Ricca. Favorevole, favorevole. Claudio Strozzi. Favorevole, favorevole. Angelo Tredanari. Giuseppe Malotti. Favorevole, favorevole. Paola Bigotti. Astenuta, favorevole. Va bene. Mi pare di aver rilevato la maggioranza votante con numero. Abbiamo sei astenuti, poi abbiamo favorevoli. Io ne ho contati 21. Sì, 21, giusto. Allora, 21 voti favorevoli, 6 voti di astensione, la delibera è approvata e immediatamente eseguibile all'unanimità. Io chiedo al consigliere Strozzi di sostituirmi e chiedo scusa a tutti, ma ho un impegno personale, purtroppo devo lasciare la seduta. Quindi il consigliere Strozzi riparte dal punto 8 all'ordine del giorno. Grazie a tutti. Sto arrivando un attimo con la logistica, arrivo. Consigliere, proseguiamo i lavori. Regolamento per concessione di spazi di sosta e titolari contrazioni di parcheggio. Assessore Piantaneda, regolamento per controllo di spazi di sosta e titolari contrazioni di parcheggio. Per disabili il comune. Scusate, non si sente niente, vedi i microfoni che li aperti, per favore. Non ho capito, posso andare, presidente? Sì, se chiudo il microfono, professore, perché per adesso non si sente niente. Io non la sento, presidente. Non si sente niente. Bene, mi sente adesso? Sì. Ci sono microfoni accesi, per favore, se avete chiuso i microfoni, diamo la possibilità all'assessore di reazionare. Prego. Grazie. Ok. Grazie presidente. Allora, oggi portiamo il regolamento per la concessione di spazi di sosta ai titolari di contrassegno di parcheggio per disabili nel comune di Novara. Allora, c'è da fare una premessa che il codice della strada prevede che i comuni possono riservare degli spazi limitati alla sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale. Inoltre, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di queste persone, gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria per consentire ed agevolare la mobilità di esse. All'uopo, quindi, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga previo lo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante apposito contrassegno invalidi denominato contrassegno di parcheggio per disabili. Il contrassegno è strettamente personale e non è vincolato ad uno specifico veicolo. In aggiunta, l'attuale codice della strada prevede che nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta, individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno di parcheggio per disabili,
del soggetto autorizzato ad usufruirne. Questa agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile o fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del contrassegno di parcheggio per disabili. In definitiva, quindi, i titolari di permessi invalidi possono essere rilasciati due tipologie di posteggi. La prima, chiamato posteggio generico, nel senso che in esso possono parcheggiare tutti coloro che sono titolari di contrassegni invalidi. E l'altra tipologia, di cui ho detto prima, denominato parcheggio personalizzato, che viene rilasciata ad uno specifico fruitore che lo utilizza in via esclusiva. In questo caso la legge lo consente solo se si tratta di una particolare e grave invalidità e solo nelle zone ad alta intensità di traffico. Il regolamento che viene proposto oggi al Consiglio Comunale ha proprio la finalità di coprire una lacuna presente nell'ordinamento comunale, in quanto ad oggi non c'è alcun regolamento. Il testo normativo sopramenzionato deve essere però integrato da norme regolamentari che rendano trasparenti, oggettivi e determinati i criteri utilizzati per la concessione degli spazi invalidi, come peraltro hanno fatto tutti i comuni, diciamo. L'intero iter amministrativo concernente gli stadi di sosta al servizio delle persone con disabilità deve essere disciplinato da un regolamento che limiti la discrezionalità della pubblica amministrazione e che renda l'attribuzione delle concessioni uniformi a tutti. Quindi uniformandosi a quanto hanno disciplinato altri enti di analoghe dimensioni, il regolamento contiene una serie di norme che precisano i soggetti che possono richiederlo, le condizioni e anche le modalità. In particolare, per quanto concerne i posteggi generici, viene ampliata la platea di coloro che possono richiederlo, includendo non solo i titolari di contrassegno, ma anche i comitati territoriali, gli enti e le associazioni con finalità sociali e sanitarie, i titolari di attività aperte al pubblico o di pubblico interesse, tutto questo proprio per agevolare la circolazione delle persone con disabilità. Per quelli personalizzati, invece, viene dettata una disciplina per individuare sia le particolari condizioni di invalidità della persona interessata, sia le zone ad alta densità di traffico all'interno del nostro comune. Giova precisare che restano ferme, ovviamente, le norme nazionali che prevedono un numero minimo di posteggi per persone diversamente abili nei parcheggi pubblici e nei parcheggi privati. Quindi questo regolamento che noi oggi andiamo ad approvare non tratta la sosta delle persone diversamente abili negli stalli blu, negli stalli di Musa, in quanto a Novara è consentita gratuitamente per tutti i titolari di concessione di contrassegno, disabili, in forza dell'ordinanza 75 numero 30 del gennaio 2015. E nell'attuale organizzazione comunale è il comando della polizia locale l'ufficio competente all'istruttoria di dette pratiche. Io, Presidente, ho finito la presentazione, adesso se i consiglieri hanno delle domande sono a disposizione. Grazie. Grazie, dottore Piantanida. Vi sono interventi? Ancora se vi sono interventi, non vedo nessun iscritto. Dichiaro chiusa la discussione, passiamo direttamente in dichiarazione di voto. Vi sono dichiarazioni di voto? Non vedo dichiarazioni di voto. Bene, dichiaro chiusa la dichiarazione di voto. Prego. Emanuela Allegra. Favorevole. Favorevole una volta sola o due? Una. Una, grazie. Una volta, mi dico. Ok. Daniele Andretta.
Favorevole. Andrea Ballarè. Favorevole. Edoardo Bustia. Alessandro Canelli. Favorevole. Mauro Collodel. Favorevole. Favorevole. Anna Colombo. Favorevole. Michele Contartese. Ivan De Grande. Favorevole. Nicola Afonso. Favorevole. Flavio Freguglia. Favorevole. Pietro Gagliardi. Favorevole. Maurizio Gavioli. Favorevole. Mario Iacocino. Favorevole. Raffaele Lanz. Favorevole. Walter Matthews. Favorevole. Morante non c'è. Erika Nieddu. Favorevole. Favorevole. Tiziana Ungari. Ungari. Favorevole. Sara Paradini. Arduino Pasquini. Giacomo, favorevole. Sono Murante. Giacomo, dimmi. Sono Murante, non riuscivo a votare, è caduta la linea, voto favorevole. Ok, grazie. Arduino Pasquini. Favorevole. Gaetano Picozzi. Favorevole. Rossano Pirovano. Favorevole. Francesca Ricca. Favorevole. Claudio Strozzi. Favorevole. Angelo Tradanari. Favorevole. Giuseppe Valotti. Favorevole. Paola Bigotti. Favorevole. Unanime. Dottore, cosa c'è? Scusi, ma io ho visto apparire con Tartese che però non aveva risposto. L'ha visto? 60. Sì, favorevole. Ecco, con Tartese, ok, grazie. Avete sentito le grandi prima? Sì, 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 sì. Era con Tartese che non si era sentito, adesso la sistemiamo. Unanimità. Bene, passiamo all'ordine del giorno. Passiamo all'ordine del giorno. Ordine del giorno relativo alla legge regionale Piemonte su contrasto gioco d'azzardo patologico. Fido del consigliere Jacopino, vuole dare un'istruzione. Numero 9. Bene, se spegniamo i microfoni per favore. Grazie Presidente. Sento il rimbombo, è fastidiosissimo. Oggi è dura. Grazie Presidente. Allora, premesso che la Regione Piemonte, al fine di contrastare e prevenire gli effetti del gioco d'azzardo patologico, come ben sappiamo, si è dotata della legge 9/2016. Visto che all'articolo 1 della suddetta legge si definiscono varie aree di intervento, tra le quali la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo in forma problematica o patologica,
la diffusione e la divulgazione dell'uso responsabile del denaro attraverso le attività di educazione, formazione e sensibilizzazione, al rafforzamento della cultura del gioco misurato, a stabilire misure volte al contenimento dell'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco sul tessuto sociale. Tenuto conto che la stessa legge, l'articolo 6, prevede che i comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro i 90 giorni, come è successo dall'entrata in vigore della legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui l'articolo 110, per una durata non inferiore a 3 ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, sale scommesse, esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico. Valutato quindi che la legge regionale 9/2016 contiene inoltre altre misure rivelatesi efficaci per la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico, quali ad esempio la distanza dai luoghi sensibili come scuole, luoghi di culto, sportelli di bancomat, per citarne i principali, tra cui il divieto di giochi minori, il divieto di oscurare le vetrine dei locali, il divieto di qualsiasi attività pubblicitaria relativa alle sale da gioco e scommesse, l'installazione di slot, machine e concessioni di spazi pubblicitari da parte delle aziende di trasporto pubblico locale e regionale. Valutato inoltre che sempre la legge regionale contiene all'articolo 12 una clausola valutativa in virtù della quale la giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, a tutela di tutte quelle categorie maggiormente vulnerabili, è finalizzata al contenimento dei costi sociali del gioco. Quindi, ai sensi della legge regionale 4391 e successive modifiche, IRES Piemonte ha tra i suoi compiti quello di garantire il supporto per l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative. Gli studi effettuati dalla stessa IRES Piemonte nell'ambito di tali obblighi hanno dimostrato che le misure messe in atto si sono rivelate efficaci e rispondenti all'obiettivo iniziale definito dalla stessa legge. All'interno della ricerca, questa intitolata Il gioco d'azzardo in Piemonte, prima e dopo la legge regionale del 9/2016, vengono messi a confronto diversi parametri relativi al gioco d'azzardo. I dati del volume del gioco e delle perdite in Piemonte sono in netta controtendenza rispetto alla media. Infatti non solo non sono aumentati come nel resto della penisola, ma nel 2018 sono diminuiti per effetto della legge entrata in vigore. Infine, i dati della ricerca dimostrano che non è avvenuto un effetto sostitutivo del gioco nelle sale slot con il gioco online. Quest'ultimo, sebbene continui ad aumentare, non ha raggiunto un livello pari alla media nazionale. Quindi, considerato che deliberazione del Consiglio regionale il 27 dicembre 2017 è stato approvato il piano integrato delle attività di contrasto, diagnosi, cura del gioco d'azzardo patologico, previsto dall'articolo 3/16, tale piano si compone di 2 obiettivi generali, la prevenzione del gioco patologico e la cura dei giocatori problematici. Il piano, come evidenziato recentemente da una risposta della giunta regionale ad un'interrogazione presentata da un consigliere regionale a distanza di quasi 3 anni, è per buona parte ancora inattuato. Alcuni consiglieri regionali hanno quindi presentato proposte di legge che hanno l'obiettivo di abrogare la legge 9/2016 o comunque sia indebolire misure fondamentali come quella sulla distanza degli apparecchi dei luoghi sensibili, relativa alla limitazione degli orari di esercizio degli apparecchi di gioco. Detto tutto questo, si impegna quindi il Consiglio Comunale a far sentire con forza il proprio dissenso presso il Consiglio regionale affinché quest'ultimo si impegni a non modificare la legge regionale 9/2016 e dare piena attuazione al piano integrato della diagnosi cura del gioco d'azzardo patologico, GAP. Grazie Presidente. Mi scusi Presidente, troppo spini. Presidente? Presidente? La sento io.
Io non sento più niente. Un attimo, al presidente è saltata la connessione. Voi mi sentite? Sì. Noi sentiamo. Sento. Sento. Posso intervenire, presidente? Il presidente dice di sì. Presidente, io voglio intervenire, se è possibile, sull'ordine dei lavori. Non so se è corretto questo passaggio prima dell'inizio della discussione, perché diciamo che nell'ordine del giorno ci sono praticamente due mozioni presenti identiche, che sono quelle del Movimento 5 Stelle, e poi ho presentato un'altra, il Partito Democratico. Volevo capire se Arduino puoi ripetere che non si è capito niente. Allora, mi sentite adesso? Sì. Io volevo chiedere al presidente, chiaramente ai firmatari delle mozioni, visto che c'è praticamente due praticamente idee. No, adesso non si sente più. Arduino, ti si sente a tratti. Lui non si sente. Sentite? Lontano. Non si sente. Consigliere Arduino, non si sente niente. Ma dov'è? Ma è di là. Allora, prova ad operare il dispositivo. Io non sento niente, però. Non si sente niente, consigliere Arduino. Oh. Presidente, mi sente? Oh, ringrazio il consigliere Valò che mi ha prestato il suo dispositivo super eccezionale. Ho notato che ci sono due mozioni praticamente identiche, una presentata dal Partito Democratico e questa appena presentata dal consigliere Jacopino, relative tutte e due allo stesso argomento. Volevo capire se ci fosse magari la volontà di accorparle e discuterle tutte e due insieme. Chiaramente sia al capogruppo Jacopino e al capogruppo Pirovano o chi lo rappresenta in questo momento. Bene, prendiamo atto, aspetto una risposta dei proponenti sia della mozione che dell'ordine del giorno. Presidente, per me non c'è nessun problema. Presidente, posso? Prego, consigliera Paladini. Guardi, per me, per il gruppo del Partito Democratico nulla osta e anzi è la scelta migliore in modo tale da rendere efficace il dibattito. Va bene, allora prendiamo atto che l'ordine del giorno, scusate, ho avuto dei problemi di connessione, quindi la mozione, dov'è questa mozione? È nella la terz'ultima mozione, presidente. Eccolo qua, la numero 15, quindi perfetto, no, scusate, c'è stato un attimo di defiance, quindi potremmo discutere sia l'ordine del giorno. Presidente, mi perdoni, c'è molta eco, qualcuno deve spegnere qualcosa, qui non si capisce niente. Lo so, però scusa un attimo solo. No, i microfoni sono spenti, così da Paladini. Quindi facciamo un'unica discussione per quanto riguarda la mozione numero 15, l'ordine del giorno. La votazione però avverrà separata perché sono stati presentati separati, quindi voteremo prima l'ordine del giorno e poi la mozione presentata dal PD. Quindi per quanto riguarda la mozione numero 15, consigliere Paladini, ne vuole dare lettura? Anche perché mi pare che sia prassi normale, cioè l'integrazione della mozione che venga presentata in modo che si riesca esattamente a capire qual è la formula di accorpamento delle due ordini del giorno e mozione. Consigliere Paladini? Sto prendendo il testo, presidente, e sono in mezzo a uno scampanamento
Arrivo, eh? Sì, prego. Se riuscissi a trovare i testi, sarebbe bellissimo. Era, era 599. Qua. Eccola qua. Allora, non mi dilungo troppo, anche perché quanto ha già presentato il consigliere Jacopino è molto simile al testo che avevamo presentato come gruppo, per cui il senso è molto chiaro ed evidente, nel senso che la giunta regionale sta proponendo in queste settimane in Regione Piemonte una variazione di questa legge regionale in merito al gioco d'azzardo. I dati sono molto positivi dall'entrata in vigore della legge, della legge del 2016, perché dimostrano un significativo calo degli avventori e anche di soggetti che si collocano poi nella dimensione del gioco d'azzardo patologico. Anche se non dobbiamo dimenticare che il problema è assolutamente evidente e presente nella nostra regione, e i dati del CERT, che sono anche riportati nella mozione, sono molto chiari. Abbiamo avuto anche in questo anno di Covid uno studio riguardo anche alla flessione rispetto alle sale giochi e all'aumento del gioco d'azzardo online. Ma questo perché chi era abituato già a essere avventore di sale giochi e slot machine ha ripiegato questa dipendenza sul gioco online. Quello che noi chiediamo attraverso questa mozione è che la legge regionale e la sua applicazione non vengano modificati, e lo chiediamo proprio attraverso il Consiglio Comunale, perché il signor sindaco è responsabile della salute pubblica e questo è un tema di salute pubblica, perché anche laddove molti rispondono che stanno salvaguardando posti di lavoro, il tema in gioco oggi è la salute dei cittadini, perché i soggetti che si avvicinano al gioco d'azzardo molto spesso sviluppano anche multidipendenze. Allora sono anni che noi chiediamo, anche attraverso il DUP, che vengano avviati corsi e percorsi di informazione e di conoscenza di questo tipo di patologia, perché di questo si tratta, non si tratta di gioco. C'è la parola gioco che edulcora tutto, ma è una vera e propria patologia questa dipendenza. E allora chiediamo che questa legge non venga modificata, e attraverso il Consiglio Comunale la Giunta sensibilizzi il Presidente Cirio affinché non ci siano cambiamenti in merito alla legge. Grazie. Grazie consigliere Paradini. Consigliera Allegra, ne ha facoltà, prego. Sì, grazie. Io trovo assolutamente importante il fatto che due forze politiche afferenti al Consiglio Comunale presentino di fatto un testo assolutamente simile, ma perché abbiamo tutti quanti a cuore il tema della salute, perché il gioco d'azzardo patologico è una vera e propria dipendenza, cioè bisogna proprio parlare per quello che è. E allora ecco perché la legge dice, perché è ancora in vigore, di posizionare i luoghi di gioco lontano da luoghi sensibili, scuole, parrocchie, oratori, banche, eccetera. Non mi dilungo, perché tanto tutti quanti conoscete il tema e conoscete il testo. Vi ricordo anche l'articolo 41 della Costituzione italiana, dove si ribadisce che la libera iniziativa non può essere in contrasto con l'utilità sociale, in modo da recare danno alla sicurezza, eccetera, dei cittadini. Allora, siccome, come ha già detto Paladini, c'è una notevole riduzione, cioè il 20% in meno dei pazienti in Piemonte vengono presi in carico dai servizi prima del Covid, e questo è un dato che è in relazione ai dati invece che sono decisamente più alti in tutta Italia. Questo perché la legge della Regione Piemonte è una legge chiara e anche abbastanza restrittiva. Cioè, questi dati vengono dall'IRES, cioè l'osservatorio sulle dipendenze. Quindi credo che sia decisamente importante fare delle scelte che siano delle scelte sicuramente etiche e sicuramente in linea con quella che è la tutela della salute dei cittadini e delle cittadine.
È stato firmato recentissimamente un documento che è stato portato appunto al presidente Cirio, e questo documento dice di non toccare la legge sul gioco d'azzardo che è in vigore in Piemonte, contro il gioco d'azzardo patologico ovviamente. Il documento è firmato da ACLI Piemonte, AIPEC, ARCI Piemonte, ANF Piemonte, Auser Piemonte, Avviso Pubblico, Azione Cattolica Piemonte e Val d'Aosta, Commissione Regionale Pastorale Sociale del Lavoro Piemonte e Val d'Aosta, Comunità Cenacolo, Comunità di Sant'Egidio Piemonte, Comunità Papa Giovanni XXIII, Forum delle Associazioni Familiari del Piemonte, eccetera. Cioè c'è una lunghissima lista di associazioni che, se vogliamo, sono spalmate anche nel ventaglio politico, dei posizionamenti politici, anche se le associazioni teoricamente non hanno obiettivi politici, però è chiaro che magari hanno più tendenze di qua o di là. Allora, questo per dire che queste associazioni stanno di fatto ricoprendo l'intero ventaglio della politica nazionale rispetto ai posizionamenti. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che qui c'è un tema da tenere assolutamente assolutamente presente. Cioè, facciamo in modo di evitare di fare scelte che siano scelte in contrasto con la salute pubblica dei cittadini. Ce lo chiedono una serie di associazioni, non poche, una serie di associazioni che noi tutti conosciamo. Facciamo in modo di non fare scelte che siano in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione italiana. Facciamo in modo che una legge, finalmente una legge buona che sta dando i propri frutti, non venga abrogata o modificata perché ci si deve adeguare a delle logiche economiche. Allora, la prima logica che noi dobbiamo tenere presente tutti e tutte è la logica della salute e del benessere, e quando dico benessere parlo di un benessere assolutamente generale. Grazie. Grazie consigliera Allegra. Prego consigliere Pasquini, ne ha facoltà. Grazie presidente. Ma io partirei da una considerazione leggendo il dispositivo che hanno presentato i due gruppi consigliari, dove chiede alla maggioranza di questo comune, a tutti i consiglieri, di farsi portavoce nei confronti del governatore Cirio e della giunta regionale, per far sì che questa legge che è stata fatta nell'epoca Chiamparino venga mantenuta. Ma io consiglierei innanzitutto a loro di fare pressione ai loro consiglieri e ai loro rappresentanti in regione per portare avanti le loro idee e le loro istanze. Difficilmente si chiede a una maggioranza di questo comune, che è chiaramente allineata e rappresenta ed è rappresentativa nella regione, che ha idee simili o uguali per la maggior parte dei temi. Io, guardi, volevo citare una lettera che è arrivata alla regione Piemonte dai lavoratori del gioco legale, perché anche loro sono dei lavoratori, sono delle partite IVA, hanno investito molti, molti denari per ritagliarsi un ruolo e un lavoro, che di questi tempi mi sembra una cosa molto importante. Vero è che la salute pubblica è un argomento importante e non nego la ludopatia e tutto quello che può comportare, infatti la parte di sostegno e di prevenzione sono pienamente d'accordo, però sul distanziometro e la retroattività della legge non mi trovano d'accordo i miei colleghi consiglieri di opposizione.
Anche perché leggendo questa lettera arrivata alla regione, che dà altri dati da loro snocciolati prima, si stima che per effetto di questa legge sono già stati persi 1700 posti di lavoro e che esauriti i suoi effetti di questi anni, saranno persi circa 5000 posti di lavoro. E questo è un tema da non trascurare. Quindi l'occupazione. Poi mi vengono qua segnati dei dati sullo spostamento della domanda verso l'offerta illegale, perché sappiamo tutti, comunque sia, chi ha questa patologia del gioco, che vuole giocare, cerca altri sbocchi, che possono essere non gli sbocchi legali, che sono poi... possono cadere anche in reti di malavitosi e mafiose. Questo dato mi dice che l'imposta evasa e recuperata è passata da 470.000 euro del 2016 ai 4,5 milioni di euro al 2018. Qui il direttore dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli, il dottor Marcello Minenna, ha di recente lanciato un allarme su scala nazionale dinanzi alle commissioni parlamentari antimafia. Poi mi citano altri dati: nessun effetto nella lotta alla ludopatia. La relazione valutativa presentata dalla regione nel gennaio 2021 evidenzia una lieve decrescita dei pazienti in cura presso il SER, che non può essere ricondotta alla legge del 9 del 2016, perché tale tendenza si è evidenziata già a partire dal 2015, quando ancora non esisteva la legge e non hanno subito accelerazioni per effetto dell'entrata in vigore della legge. Poi qui c'è un'altra parte dove dice che la raccolta di gioco è cresciuta nonostante lo spegnimento degli apparecchi. Quindi tutti questi dati alla luce di queste motivazioni relative a questa legge mi fanno pensare che questa norma del 2016 comunque in parte è fallimentare e ha solo uno scopo evidente, quello di andare a smantellare un comparto economico legale dell'interno della regione. Quindi io voterò in maniera contraria su questa parte. Chiaramente invece incentiverei la parte di attuazione, quella parte della legge del 2016 dedicata agli interventi educativi e di prevenzione sociale. Grazie Presidente. Grazie consigliere Pasquini. Consigliera Colombo, prego, una facoltà. Sì, grazie Presidente. Ma io vorrei solo fare un'aggiunta a quanto hanno detto i miei colleghi in precedenza, sia quanto detto dal consigliere Arduino che dalla consigliera Allegra. In realtà secondo me il focus va proprio messo sulla seconda parte, sul gap, cioè tutto quello che è effettivamente prevenzione, diagnosi della patologia. Il contrasto deve essere fatto in forma educativa, quindi voglio dire bisogna cercare di prevenire e quindi credo sia importante questa parte qua e forse meriterebbe un ulteriore ragionamento in merito, perché la soluzione in prospettiva, sappiamo bene anche per altri argomenti, è quello di portare a un'educazione tale affinché il gioco d'azzardo venga in qualche modo ignorato. E quindi non curare più quelli che sono poi le cause che provoca il gioco d'azzardo, ma cercare di prevenire dando un'educazione, una formazione, un'informazione in merito ad esso. Grazie Presidente. Grazie consigliere Colombo. Vi sono altri iscritti? Io non vedo altri iscritti. Se posso, non vi sono Presidente? Altri... Prego, consigliere Paradini. Io ho illustrato, posso intervenire un secondo? Certo, lei ne ha facoltà, prego.
Guardi, sono brevissima perché ogni volta rialziamo la palla, no? Rialziamo la discussione, rialziamo l'asticella, scusate, invece era la frase giusta. Questa mozione che oggi noi del Partito Democratico abbiamo presentato, l'abbiamo presentata uguale identica circa un anno fa, e di più, un anno e mezzo fa, prima dell'emergenza. E di nuovo in quell'occasione c'era stato detto che era importantissima la prevenzione. Allora sa cosa fa un consigliere quando dei consiglieri di maggioranza consigliano, no, di intervenire sulla prevenzione? Presenta degli emendamenti al DUP in cui chiede di inserire proprio la prevenzione sul gioco d'azzardo patologico. Sa cosa succede a quel consigliere di minoranza che presenta quegli emendamenti al DUP? Si sente dire che l'emendamento viene bocciato. Allora, vede, Presidente, a me fa piacere che la Giunta e l'amministrazione leghista, diciamo di destra, della città di Novara, visto che siamo sempre più prossimi alla campagna elettorale, diventi una giunta del Manche, no? Diventi l'amministrazione del Manche. Siamo contro il gioco, siamo a favore dei lavoratori che lavorano in questo mondo, ma siamo anche a favore dei cittadini che devono avere l'educazione. Siamo questo, ma siamo anche quell'altro. Allora, questo Manche oggi non è più credibile, almeno su questo tema, perché, ribadisco, abbiamo presentato degli emendamenti al DUP per diversi anni su questo argomento e sono sempre stati bocciati. Abbiamo presentato questa mozione e anche in quell'occasione, sempre a Arduino e sempre a Colombo, ci dissero che era importante la prevenzione. Mi sembra che l'assessore alla istruzione sia ancora di centrodestra, non mi sembra che lo svolga la consigliera Allegra o la consigliera Paladini, no? Mi sembra che sia un assessore di centrodestra, per cui, con cui voi dovreste avere delle relazioni. Ma nessun corso è stato attivato e non mi parlate di Covid, per favore, non iniziate a parlare con questa cosa, perché ormai siete al quinto anno e questo argomento noi l'abbiamo messo sul piatto da più di 5 anni. Anche perché quella galleria degli orrori di cui parlavate, invece questi argomenti e questa prevenzione l'avevano messa in campo. Sai, erano così orribili che andavano nelle scuole a spaventare i ragazzini, perché erano orribili, e facevano percorsi di formazione su una serie di temi. Avete smantellato tutto negli ultimi 5 anni e oggi ci dite quanto è importante la prevenzione attraverso anche la comunicazione e la formazione nelle scuole. Io sono senza parole e non posso sentirmi dire dobbiamo tutelare i lavoratori ma anche la salute. Ribadisco, i lavoratori vanno tutelati, non riempiamoci sempre la bocca di partita IVA, perché io sono una partita IVA e so cosa vuol dire in questo momento essere una partita IVA, per cui per favore non usiamola in maniera strumentale e non sventoliamola come qualcuno sventola bandiere o altri vessilli per farsi grande. Cerchiamo di affrontare il tema, cerchiamo di capire il tema. Io mi sarei più che altro aspettata magari un'attenzione in cui la maggioranza finalmente avesse detto facciamo una bella commissione con il SERT, facciamo una bella commissione con i servizi sociali, facciamo una bella commissione in cui invitiamo anche dei rappresentanti, degli studenti, facciamo una commissione dove cerchiamo di capire quali sono le categorie più colpite. Tutto questo non è stato fatto e ribadisco, questa mozione, se andate a guardare gli atti, è sempre firmata, ha solo cambiato la data, ha solo cambiato due dati in mezzo sui dati del SERT, ma è identica dall'inizio alla fine, e più di quasi 2 anni fa mi sono sentita dire le stesse identiche cose. Per cui io agli atteggiamenti caritatevoli, buoni, in cui si dice dobbiamo ascoltare ha terminato consigliere Paladini? Bene, non vedo nessun altro iscritto a parlare. Prego, consigliere Jacopino, ne ha facoltà. Grazie Presidente, sarò breve, tanto diciamo che l'ho già presentato. No, io mi rifaccio un po' alla legge regionale del Piemonte, che comunque è considerata a livello nazionale un esempio virtuoso di contrasto al gioco d'azzardo. Ecco, per chiarire meglio, la discussione che si è aperta intorno a questa legge è sia sulle distanze che anche sulla retroattività
della legge stessa, che a mio parere deve rimanere così, a mio parere e a parere del mio gruppo. Per quanto riguarda invece quello che ha detto il collega Pasquini, io mi rifaccio sempre a un rapporto che ha fatto la stessa la Giunta Cirio, una relazione sugli effetti della legge. Dal punto di vista del volume dei giochi, naturalmente si è assistito a una diminuzione, ma questa relazione, che comunque è la relazione stessa della Giunta regionale, anche per quanto riguarda il saldo occupazionale nel settore dei giochi, e qua io mi riferisco al quadriennio dal 2016 al 2019, perché a mio parere il 2020 non può essere preso in considerazione. Purtroppo c'è stata la pandemia e, come tante partite IVA, anche questo settore ha dovuto chiudere, quindi insomma, non vale nella statistica normale, purtroppo. Quindi il saldo al 2019 nel settore delle lotterie, sale da giochi e scommesse è di 515 assunzioni e 518 cessazioni, quindi meno 3, ed è completamente in linea col 2018-2017, anzi che nel 2017 è stato meno 38 e nel 2016 che è stato meno 12, quindi è un saldo in linea con gli altri anni, se non più positivo, ecco. Invece nel settore delle tabaccherie, ad esempio, anche qui ci sono 400... Mario, perdonami, scusami, però è successo un fatto increscioso che è successo già all'ultimo consiglio. Se qualcuno si diverte a sbattermi fuori mentre sto parlando, questo è un fatto politicamente gravissimo. Per cui chiedo al Presidente, al Segretario Generale, di verificare chi è quel genio che di nuovo, in questo mentre sto parlando, mi caccia fuori dalla riunione. Io non lo accetto più, è già successo lo scorso consiglio. Se non avete piacere ad ascoltarmi, togliete l'audio, ma ho il mio diritto a intervenire in Consiglio Comunale. Consigliera Paradiso, sono perfettamente d'accordo con lei. Quindi mi auguro che non capiti più una cosa del genere, che nessuno si permetta di togliere via o di annullare un consigliere di essere presente. Questo è un fatto molto grave che va sicuramente censurato. Le chiedo di verificare il nome, perché è successo già l'altra volta. A me esce soltanto la scritta "qualcuno ti ha rimosso dalla riunione". Per cui voglio capire chi è stato, perché è già successo lo scorso consiglio. Voglio in questo momento che Zannino, che è responsabile del servizio, mi dia una risposta, non immediatamente, domani, ma il CED mi dica chi mi ha cacciato dalla riunione, perché è già successo. No, questo sicuramente... Presidente, scusi, proviamo secondo il consiglio e verifichiamo questa cosa, per favore, perché questa è una cosa molto grave. Si toglie la libertà a un consigliere legittimamente eletto di intervenire. Quindi, per cortesia, blocchiamo il consiglio e verifichiamo subito. No, bene, sono d'accordo con lei, è un fatto molto grave, quindi io mi trovo sicuramente nella situazione di sospendere 5 minuti e fare un'indagine, sperando che si possa arrivare a chi è stato. Scusami Mario, non volevo interromperti, ma è un fatto per me inaccettabile, scusami. Quindi riprendiamo poi dall'intervento integrale di Mario Jacopino, dottor Presidente. Cosa qui... No, mi scusi consigliera, stavo parlando, lei mi ha parlato sopra. Ricominciamo dall'intervento integrale di Mario Jacopino. È così? No, io non ho concluso. Mi scusi, scusate un attimo. Consigliera Paradini. Consigliera Paradini. Scusate, per favore, fate parlare il Presidente. A parte il fatto increscioso, io ho chiesto se lei aveva finito di parlare, lei me l'ha confermato, ma ha detto ho finito, ho dato la parola a Jacopino. No, io adesso non ho lei risposto, non c'ero, Presidente, no, lei ha risposto che è finito, gli ho fatto la richiesta. Ma non ha risposto non c'ero. Appena sono riuscita a rientrare, le ho interrotto a Jacopino, io non c'ero, non ho risposto io. Ma quando lei ha finito, le ho detto, ha finito la signora Paradini? Non detto ero sì. Io, Presidente. Ah, perfetto, no, va bene, ne prendo atto. Io ho sentito sì. Stato quel burlone, quindi, quel simpaticone che mi ha cacciato. Quindi va bene, insomma, da ora va bene. Lei non ha finito l'intervento, quindi dopo l'intervento del consigliere Jacopino gli darò... Chi mi ha cacciato, perché è già successo l'ultimo consiglio comunale e non mi diverto, giuro. Signora Paradini, mi pare che il Presidente... gli abbia dato la piena solidarietà e ha detto di fare una sospensione. Io vorrei che lei fosse sempre il nostro presidente, grazie. Su una richiesta del consigliere
Allegra, ho detto che ci sarà una sospensione e verificheremo tramite gli organi competenti di individuare chi ha fatto questo gesto, che è un gesto deplorevole nei confronti di un consigliere. Quindi sospendiamo per 5 minuti, facciamo una ricerca sperando di arrivare a capo di questa situazione, e quindi poi vi darò un'informativa. Se mi daranno l'informativa esatta di chi è stato, io poi lo farò presente. Se non riuscirò a dare questa informativa, faremo soltanto una censura, che non succeda la prossima volta. Quindi sospendo per 5 minuti e aspetto che il dottor Zanino mi dia questa possibilità di sapere chi l'ha censurata. Quindi sospeso un attimo il consiglio.
Bene, possiamo riprendere, consiglieri? Ci siete? Ci siete, consiglieri? Riprendete. Sì, Presidente. Allora, sì, ci siamo. Guardi, io come mia consuetudine ho chiesto al dottor Zannino di risalire e non siamo riusciti in questo momento a risalire chi è stato, però fermo restando che faremo una approfondita, insomma, approfondiremo il motivo e vedremo di risalire. In questo momento mi dicono che non è possibile, quindi io riferisco quello che mi è stato detto dai dirigenti. Fermo restando che la mia piena condanna nei confronti di chi ha fatto questo atto qui, quindi come già detto prima non ho elementi in questo momento per dire esattamente qual è la persona fisica, o perlomeno non siamo riusciti a risalire. Più avanti approfondiremo questo tipo di discorso. Bene, consigliere. Grazie, io posso ringraziare la Presidente perché sono sicura che lei vigilerà sulla correttezza della cosa. Certo, no, le ricordo che era già successo. No, ma è un fatto estremamente increscioso, sono pienamente d'accordo con lei. Quindi, consigliera Paladini, mi scusi un attimo. Non c'è un meccanismo, e c'è nelle chiamate che faccio di altra natura, c'è un meccanismo per cui può toccare, diciamo, la chiamata solamente il titolare della chiamata, capisce cosa intendo dire? Bisognerebbe mettere un meccanismo per cui non è che uno può far che togliere il volume, l'audio e compagnia a un altro. Proviamo a verificare se tecnicamente si può fare, grazie. Beh. Lei mi fa entrare in un campo di cui io non sono a conoscenza. Posso dire una cosa? Farò presente. Sua richiesta. Chi è, scusi? Paganini. La vedo solo i capelli, assessore. No, perché ho messo. Ah, beh, adesso la vedo, mi scusi, ma non l'avevo riconosciuta. Allora, no, due cose. Prego, la prima dica. È questa. In genere c'è solamente una o due postazioni che possono togliere la linea a chi parla, cioè io in questo momento sono col cellulare, però volevo anticipare una cosa, non so se con questo sistema ognuno possa, a me è capitata ad esempio oggi una decina di volte che mi è caduta la linea, ero in ascolto, sono subito rientrato, però ecco, vorrei solo stare attento a una cosa, ora può essere un caso, può non essere un caso, voi sapete che un conto avere il computer davanti, un conto col cellulare. Non vorrei che, se per caso fosse possibile, qualcuno inavvertitamente, perché di paciocchi col cellulare in mano, se non siamo in postazione fissa ne facciamo tanti, possa accadere questo. Quindi, pur se Mario, il gesto fosse... Mario, io ti ringrazio, ma è capitato, guarda, l'ultimo consiglio è uguale, e non è, cioè, sarà proprio un caso strano. Oggi non ho mai parlato, sono stata zitta tutto il giorno e capita sempre a me, va bene, non è un problema. No, ma non dico per un motivo molto semplice. No, perché... no, succede a tutti. Comunque, quello che diceva la Milù è giusto, nel senso che si può impostare. No, io posso togliere adesso il microfono a te, Mario, mentre stai parlando, lo posso fare anch'io. Ah, sì? Sì. Quindi, ecco, questo in genere, ad esempio, quando si fanno... riunioni, io ho notato di un certo tipo che può togliere il microfono solo l'organizzatore. Posso dire qualcosa? Come no? Prego, grazie. Dottor Zanini. Scusi, adesso ho l'auricolare che mi ripete con degli sms. Allora, Meet ha poche funzioni di regie. Aspetti che tiro via. Quindi Meet ha poche funzioni di regia, la parola si può togliere, ogni componente può togliere la parola all'altro, stanno introducendo delle funzioni nuove, soprattutto per la parte education, che permette qualche controllo in più, ma sono funzioni che si stanno implementando. Ho verificato sui log disponibili e abbiamo visto che alla medesima ora parecchie persone sono uscite, però non c'è modo di capire se sono uscite forzate da qualcuno oppure no, almeno nei log che abbiamo visto in questi pochi minuti, perché poi è una cosa che non abbiamo, come dire, mai verificato. Possiamo vedere chi esce, l'orario in cui esce, ma non se è stato forzato a uscire da qualcun altro. Dottore, quindi, al momento... scusi se mi permetto, dottore, se mi cade la linea, perché stamattina mi è caduta perché ero io in un posto dove poco raggiungibile, cade la linea definita lì. Mi è proprio comparsa la scritta,
qualcuno ti ha la scritta è proprio questo testo, qualcuno ti ha rimosso dalla riunione. Ed è la stessa scritta che era successa un mese fa, e poi un consigliere in quell'occasione aveva detto: mi scusi Sara, ho toccato inavvertitamente. E, sì. Ok. Però non è, adesso non voglio farne un caso di Stato, è più interessante votare il gioco d'azzardo patologico. Okay, d'accordo. Però è un problema politico, perché io non mi sarei mai permessa, litigo con le persone, ma rispetto la democrazia. Ringrazio Tiziana e, pubblicamente per quello che ha scritto, grazie. E anche comunque volevo solo precisare che sul piano tecnico noi abbiamo visto che in quell'ora all'incirca sono uscite parecchie persone, quasi come se fosse stata una disconnessione di gruppo, per cui l'intero gruppo è uscito. Da quanto abbiamo potuto vedere non abbiamo modo di capire se c'è stata una forzatura per uscire, e che i controlli sulla regia di Meet sono limitati. So che ne verranno introdotti di nuovi, ma è uno strumento di uso condiviso con pochi controlli lato organizzatore, al contrario di altri che sono più articolati, insomma. Può capitare che in automatico lo stesso sistema butti fuori qualcuno. Stamattina, facendo partire la registrazione, mi ha dato un messaggio che avrebbe espulso dalla riunione il consigliere Collodel, che poi è rientrato. Quindi ci sono degli automatismi che, come dire, possono non essere controllati. Poi tante volte basta sfiorare l'icona per... è capitato anche a me di buttare fuori delle persone, insomma. Ecco. Va bene, ne prendiamo atto, dottor Zanino, continuiamo la discussione. Consigliere Paladini, lei ha facoltà di ultimare il suo discorso, visto che... Va benissimo così, Presidente, o non, va benissimo. O non accidentalmente è stata estromessa, quindi se vuole concludere... No, va bene così, grazie. Bene, consigliere Copino, se vuole continuare la sua esposizione... Grazie Presidente. Sì, ma sostanzialmente avevo concluso. Stavo parlando della relazione della Giunta, che comunque definiva il saldo occupazionale del settore dei giochi come stabile negli ultimi 4 anni, al netto del 2020, causa pandemia. Ecco, quindi considero importante questo ordine del giorno e relativa mozione, perché comunque si va a far esprimere, a chiedere al Consiglio Comunale di esprimersi in maniera favorevole rispetto a questa legge, che ripeto è considerata virtuosa in tutta Italia, nella speranza che si intervenga anche a livello nazionale, questo è da sottolinearlo, e di dare piena attuazione a tutti i piani e allegati alla legge. Grazie Presidente. Consigliere Jacopino, se non vi sono altri interventi, non vedo altri interventi, dichiaro chiusa la discussione. Vi sono dichiarazioni di voto? Dichiarazioni di voto per quanto riguarda sia l'ordine del giorno che la mozione presentata, che vanno insieme in discussione. Non vi sono dichiarazioni solo di voto? Ovviamente voteremo a favore anche dell'ordine del giorno. Perfetto. Bene, ne prendo atto. Quindi io non ho dichiarazione di voto, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo in votazione. Naturalmente l'appello nominale avverrà singolarmente sia sull'ordine del giorno che sulla mozione. Quindi iniziamo. Quindi facciamo due voti? Due votazioni. Sì. Quindi votiamo l'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle. Prego, segretario, per la persona. Emanuela Allegra. Favorevole. Sì, bravi, va bene così? Sì, o le ricordo? No, consigliera. Scusi, consigliera, io ho chiesto le due votazioni separate, perché uno non è un giorno e uno è un'opzione. Quindi non posso inglobarle insieme. La discussione... votiamo l'ordine del giorno, dopo voteremo la mozione. Va bene. Allora, comunque favorevole. Andretta? È uscito, dottore. Andrea Ballare? Non c'è. Edoardo Brescia?
Bustia. Cadelli Alessandro. Presidente, spenga il microfono. Sono a Canelli Alessandro. Qui non ci va. Mauro Collodel. Anna Colombo. Contraria, contraria. Michele Contartese. Ivan De Grandis. Contrario. Nicola Fonzo. È uscito, dottore. Anche Leda Foti è uscita. Flavio Freguglia. Contrario. Pietro Gagliardi. Contrario. Maurizio Gavioli. Contrario. Mauro Jacopino. Raffaele Lanzo. Lanzo. Walter Matthews. È uscito, credo. Gerardo Murante. Erika Chieddu. Contraria. Maurizio Nieli. Contrario. Tiziana Ungari. Contraria. Sara Paladini. Favorevole. Arduino Pasquini. Contrario. Gaetano Picozzi. Contrario. Rossano Pirovano. È uscito. Francesca Ricca. Contraria. Claudio Strozzi. Contrario. Angelo Tredanari. Contrario. Valotti Giuseppe. Contrario. Segretario, mi scusi, non avevo il collegamento, sono contrario. Matthew. Sì. Paola Vigotti. Favorevole. Zampogna non c'è. Allora. Cosa vota? Deve scriverlo. Comunque, contrari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Più adesso vediamo se Collo del scrive qualcosa, dottore. Sì, vediamo, però insomma. Ha scritto qualcosa, Collo. Contrario. Contrario, quindi 16. 16 contrari e 4 favorevoli. Sì. Viene anche lei. 16 contrari, 4 favorevoli. L'ordine del giorno è respinto. Andiamo in votazione sulla mozione presentata dal Partito Democratico, la 599. Prego, segretario, per la parola. Va bene. Allegra Manuela. Favorevole. Andretta. Andrea Ballarè. Edoardo Bustia. Alessandro Morelli. Mauro Del. Questo è. Collo del. Collo del. Anna Colombo. Michele Contartese. Ivan De Grandis. Nicola Fonzo. Contrario. Aspetta, però grazie di Dio. Grazie Grandis, contrario, dottore. Adesso li segno tutte e due. Contrario 1.
anche là. Colombo e De Grandis. Contartese non c'era. Non ha risposto. No, Contartese. Nicola Afonso non c'è. Era uscito. Elena Foti, sì, però magari rientra. No, no, per carità, io le dico. Sì, sì, a me vengo. Flavio Freguglia. Contrario. Pietro Gagliardi. Contrario. Maurizio Gavioli. Contrario. Jacopino. Raffaele Lanzo. Walter Matius. Contrario. Furante. Erika Nieddu. Contraria. Mieli. Contrario. Tiziana Ungari. Contraria. Sara Paladini. Favorevole. Pasquini Arduino. Contrario. Gaetano Picozzi. Contrario. Rossano Pirovano. Francesca Ricca. Contraria. Claudio Strozzi. Contrario. Angelo Tredonari. Contrario. Salotto Giuseppe. Contrario. Paola Vigotti. Favorevole. Collo del questa volta non ha proprio fatto sapere niente. No, aveva dato il contrario. Voto contrario. Anche in questa. Sì, sono 16 contrari. Va bene, e 4 favorevoli. Lanzo contrario, presidente, non si sentiva? Adesso diventano 17, allora. Allora 17. Bene. Ma scusi, presidente. Dica, consiglia presidente. Io ho grande stima di Collodel, però non penso sia praticabile il fatto che Gavioli scriva sulla chat che Collodel vota contrario. Scusate, allora io vi dico che Ballarè, Pirova, Nifonso votano favorevole. Cosa vuol dire? Scusatemi. Ma se non riesce a fare... Cioè, in conto se uno non riesce a aprire il microfono lo scrive lui, ma se lo scrive anche in terza persona... Scusi, Paladini, adesso non vogliamo pensare male, mi pare che consigliere Collo sia una persona estremamente corretta. Se ha girato... No, ma l'ho detto che il fatto di aver votato no, presidente, non vedo niente di male. Scusi, potrebbe dirmi che lei che Paladini ha detto che io lo prenderei per buono. Ma no, si lavora sulla fiducia, non sul sospetto. C'è un regolamento della gestione. Ho capito, lo ma dico qui se per non lei, perché poi si crea un precedente, oggi non vale niente, tanto non è che passa. Le sto dicendo però, so che di verificare, perché in conto quando l'hanno scritto, l'ha scritto tanta gente, non abbiamo mai detto niente, però che adesso lo scriva una terza persona mi sembra, non so se è corretto. Senta, allora facciamo così, visto cosa, no, visto che si no, lei rispettabili del Consiglio Comunale, quindi non è su Collodel, è un discorso in generale, scusi. Va bene, allora abbiamo visto che Collodel ha cercato di rientrare più volte, poi ho visto che ha chiesto aiuto in chat presso più persone a questo Dario. Punto. Penso che sia sì. Quello il motivo. Presidente. Poi vabbè, come diceva così la Paladini. Ho in linea Collodel che lo dice ad alta voce. Allora, scusa, io no, scusate un attimo. No. Un attimo. Scusate, consiglieri, sta parlando il presidente. Allora, quello che ha sollevato la consigliera Paladini non è errato, perché si potrebbe creare un precedente, perché giustamente o si avvisa il presidente o si avvisa la segreteria. Quindi è corretto quello che la consigliera Paladini solleva, perché domani potrebbe essere ha votato sì perché ha telefonato. Allora, le viste giornali sono o si avvisa il presidente o si avvisa il segretario. Oppure si avvisa chi la potreste parlare in terza persona, corretto quello che dice la consigliera Paladini. Quindi, o adesso ho in linea il consigliere Collodel che mi conferma il fatto di aver votato no, o se no, io il voto di Collodel
non sono in grado di poterlo proferire perché non è fatto di persona il Presidente del Consiglio. Adesso sono qui in diretta con Collo e dico Paolo. Io confermo il contrario, Claudio. Non riesco a rientrare. Allora, il problema sollevato dalla consigliera Paladini è stato recepito dal Presidente. Il consigliere Collo ha interpellato direttamente il Presidente che ne prende atto di questo è. Ringrazio la consigliera Paladini per aver sollevato questa questione che è pertinente per non creare un precedente. Grazie consigliere Paladini. Mi date la votazione della mozione? 17 a 4. 17 contrari, 4 favorevoli, la mozione è respinta. Passiamo alla mozione numero 12 relativa alla richiesta di... Scusi, Presidente. Prego, consigliere. Abbia pazienza. Io a questo punto mi dice per favore quanti siamo consiglieri collegati, perché non ho capito più niente, abbia pazienza. Ma se la votazione sono 17 contrari e 4 favorevoli, mi pare che 17 e 4 fa 21. Era Collodel che in diretta al Presidente... Però non è... No, Collodel ha votato, diciamo, al telefono, è così? Sì, ha votato perché non... Allora, in questo momento, quindi, quanti siamo collegati proprio su Meet, non al telefono? 20, no? Ma io qua... 16 più 4, scusate, 16 più 4... Più 4 presenti, 21. No. 16 e 4, 20. No, 20. Ecco. 20 persone collegate, cioè in questo momento sono 20 consiglieri che stanno partecipando al Consiglio Comunale, questo è giusto il dato? Sì, 16 e 4 fa 20. Il consigliere Collodel dice che non riesce a avere il collegamento e quindi molto probabilmente ha sentito la votazione e per due volte gli è caduto il collegamento. Quindi ha espresso il parere al Presidente dicendo che non riusciva a collegarsi, quindi ha sentito la votazione ma nel momento in cui doveva votare gli è caduta la connessione, quindi ha chiamato il Presidente dicendo non riesco a connettermi. È sparito anche il Presidente. Qualcuno lo sente? No, beh, sì, probabilmente qualcuno l'ha buttato fuori. No, non si sente più. Siete connessi dalla scuola di Fonzo? Casino. Era stata la Sara a buttarlo. No, scherzo. No, Flavio, tu guarda che l'altra volta l'hai buttata fuori tu la... Ma Sara, inavvertitamente. Ma scherzando? No, no. No, allora, ascolta, se stai scherzando, bene. No, se stai scherzando, no. Non so neanche come si fa. Ma adesso non è che ci vogliono... Io sto spegnendo il microfono qui perché lo vedo qua, ma non... No, mi hai spento il microfono, non so più, una roba così. Una volta sì, gliel'ho spento, sì. Questo, mi dici quello? Questo, stai dicendo questo? Assolutamente sì. Non ma l'aveva lasciato aperto, quello. Era per quello che l'ho spento, l'aveva lasciato aperto. Ecco, perché disturbavo. Perché non mi permetterei mai, piuttosto ti rispondo, dopo. Nel senso, in un altro momento, ci mancherebbe altro. Il Presidente, scusate, è caduto? O... No, è tornato, ma al microfono chiuso. Che casino. Bello il soffitto. Presidente, non si sente. Non sentiamo niente. Scusate. Possiamo andare avanti con la 578 del giorno. Richiesta di... Io non sento. No, non si sente. Lo sentite, spento il microfono. Adesso sì. Non è caduta la connessione. Prego, consigliere. Allora, ritorniamo, visto che non ero collegato. Andiamo alla 578, richiesta di adesione a nuovi canali digitali App Io. Prima firmataria, la consigliere... Parla la consigliera Vigotti? Sì, la presento io, prego. Presidente. Grazie. Grazie, Presidente. Sì, dunque, parlare di un tema così strettamente legato agli strumenti informatici e digitali in questo momento in cui io francamente sto rimpiangendo i nostri consigli comunali in presenza diventa un po' complicato, però questo è il futuro, anzi è anche il presente, quindi lo dobbiamo affrontare e sostenere. Allora, la nostra mozione chiede che il Comune di Novara si attivi per entrare a far parte dei comuni che aderiscono all'app Io.
che è l'app della pubblica amministrazione. Che cos'è questa app qui? Come funziona? È un'app molto semplice che i cittadini possono scaricare sul telefono. E attraverso di essa, scusate, ho sentito un eco, voi mi sentite? Sì. Mi sentite, ok. Mi tornava indietro la voce. Dicevo, l'app IO è un'app, appunto, uno strumento informatico che permette ai cittadini di interfacciarsi con la pubblica amministrazione ai vari livelli, compreso i rapporti che un cittadino ha normalmente con il comune, con il proprio comune, perché può accedere a tutta una serie di servizi che ritrova tutti unificati e riuniti su un unico canale. Questo canale gli dà quindi la possibilità, faccio degli esempi molto pratici, di iscrivere il bambino all'asilo nido, di pagare la Tari, di verificare quanto dovrà pagare di IMU e poi di muoversi anche all'interno di altri uffici, come ad esempio l'Automobile Club, per pagare il bollo dell'auto o per verificare il proprio certificato di proprietà. Andare attraverso io anche ad accedere a servizi di altri uffici della pubblica amministrazione, principalmente per non dover impazzire dietro a tutte le scadenze che noi purtroppo quotidianamente abbiamo. E queste scadenze vengono anche ricordate al cittadino che riceve delle notifiche, in modo che non vengano perse. Ad esempio, tutti noi riceviamo da anni dalla Regione Piemonte l'avviso di scadenza della tassa sulla proprietà dell'auto, la riceviamo normalmente via posta e in questo modo invece si potrebbe ricevere attraverso l'app del telefonino. Quindi è uno strumento sicuramente utile, snello, che impedisce anche l'affollamento negli uffici, le code, gli appuntamenti, tutto quello a cui si va incontro in questo periodo, soprattutto quando bisogna fare un certificato o fare appunto un pagamento. Per cui la nostra richiesta, visto che tra l'altro il 28 febbraio scadeva il termine previsto dal decreto semplificazione, un termine dato ai comuni per aderire a questo nuovo canale, e sono stati anche stanziati dei fondi per i comuni che ne hanno fatto richiesta per potersi adeguare a questo nuovo strumento, la nostra richiesta è che anche il comune di Novara possa accedere e comparire tra i comuni che hanno aderito a quest'app. È una pratica a cui stanno aderendo moltissimi comuni e riteniamo che sia utile appunto per venire incontro alle esigenze dei cittadini che ora più che mai cercano di sbrigare molte incombenze da casa senza dover continuamente uscire e spostarsi da un ufficio all'altro. Grazie. Grazie consigliere Bigotti. Vi sono interventi? Presidente, sono Pasquini. Prego, posso intervenire un attimo? Prego, consigliere, ne ha facoltà. Guardi, io sono così d'accordo con la mozione della consigliera Bigotti, e chiaramente l'amministrazione, oltre ad essere d'accordo, è già avanti, perché in realtà gran parte di quello che chiedono in questa mozione è già attuato e il processo e la macchina amministrativa si è già messa in movimento. Io proporrei, se me lo concede, Presidente, 5 minuti di sospensione per discutere magari con col gruppo consigliare dei 5 Stelle un eventuale emendamento per rafforzare magari una parte di questa mozione. Va bene, consigliere, sospendiamo per 5 minuti, si riprende. Presidente, mi scusi, Presidente. Qual è il prossimo punto? Perché non trovo la mail di convocazione. Abbia pazienza. Prego. La richiesta è motivata. È la 11ª mozione relativa alla valorizzazione della pietra triangolare, sito in piazza Battisti, piazza del. Sospendo per 5 minuti. Sindaco, mi hai chiamata? Sì, volevo salutarti che è un po' che non ti vedo. Stai bene, Milù? Ma va quel paese, va. Sì. Ciao. Sto bene, grazie.
Bene, consiglieri, possiamo riprendere? Ci siete? Consiglieri, siete collegati? Io ci sono, Presidente. Ci sono. Bene, bene, giusto per sapere se... Grazie. Sì, sì, ci sono. Benissimo, perfetto. Allora, guardate, qui è giunto adesso al tavolo della Presidenza, no? Un emendamento presentato a nome della maggioranza che va esattamente a togliere impegni al Sindaco e alla Giunta e a promuovere con la massima visibilità sui canali ufficiali del Comune di Novara i molteplici servizi della piattaforma Io, al fine di permettere la massima fruizione ai cittadini. Chiedo agli assessori della mozione se sono d'accordo di accettare questo emendamento. Sì, Presidente. Bene, l'emendamento è accettato, quindi se non vi sono iscritti a parlare, mi scusi, Presidente, non è che posso leggere l'emendamento? Abbia pazienza, che si è sentito a tratti solo. C'è qualcuno che boicotta, ma prima o poi lo troveremo. Ma no, è la rete del comune che fa schifo, scusi. No, guardi, consigliere Allegra, io ho poste mobili, non mi collego a niente, pago e si dovrebbe sentire meglio. Allora non ho problema. Ripeta, per favore, abbia pazienza. Allora, si propone di emendare la mozione in oggetto nel seguente modo. Impegna il Sindaco e la Giunta a promuovere con la massima visibilità sui canali ufficiali del Comune di Novara i molteplici servizi della piattaforma Io, al fine di permettere la massima fruizione ai cittadini. Questo è l'emendamento che va a sostituire impegna il Sindaco e la Giunta. Mettiamo anche alle cittadine, cittadini e cittadine, è possibile? Sì. Maggioranza? Ma sì, è chiaro, magari c'è stata una mancanza, però mi sembra corretto. Va bene. Cittadini è plurale per tutte e due. Mettiamo cittadini e cittadine, allora? All'elementare, allora, guardate, non iniziamo una discussione su questa questione qui. Ho aggiunto il Presidente, su richiesta anche degli estensori della mozione del Movimento 5 Stelle, su richiesta della consigliera Paladini, cittadine e cittadine. Allegra. Però Paladini è d'accordo, sicuro. Sì, anche Pasquini è d'accordo. Da cos'è, consigliera Allegra? Che purtroppo la Paladini è un attimino più gettonata di noi perché parla sempre, sia che intervenga che non intervenga. Quindi, quindi resta guardi, sulla oggi sono bravissima. Guardi, oggi no, non sono stata così silenziosa. Lo so che lei con me è sempre molto educata. Poi se fosse sempre lei presidente, io sarei sempre più felice, Presidente. Ma no, non è vero, non deve sminuire il Presidente, per la carità, siamo tutti e due allo stesso no, livello. No, io non sto sminuendo nessuno, sto elevando lei, è diverso. Ma non è vero, può elevare anche il mio collega che è all'altezza sicuramente del compito. Presidente. Bene, detto questo, dica consigliere Balotti, sull'ordine dei lavori. Bene. Cittadine. Bene, sono d'accordo anche il consigliere Valotti e il consigliere Copino. Bene, fatta questa piccola parentesi, potremmo anche invertire, se vuole, consigliere Allegra. Stavo chiedendo proprio questo, però non azzardavo, sennò avrei dovuto depositare un emendamento. Comunque se mette cittadine e cittadini è ancora meglio, grazie Presidente. Cittadine e cittadini. Mi permetto di fare un intervento guardando la sedia rossa là in mezzo. Bene, mi sono permesso di suggerirlo, esorbitando dai miei compiti ovviamente. Bravo. Perché guardavo quella sedia rossa. Bravo, quella significativa sedia rossa. Beh, invertitelo, fate l'inversione, poi ci pensiamo. Bene, possiamo proseguire, se no ci perdiamo nei meandri della burocrazia. Preso atto dell'emendamento, io non vedo nessun intervento. Prego, consigliere Colombo, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente.
In realtà volevo solo fare una precisazione, perché forse per chi non è presente non è stato così chiaro il passaggio che ha portato all'emendamento. Questo è dovuto al fatto che comunque è stato verificato insieme anche al capogruppo dei 5 Stelle che il Comune ha già intrapreso il percorso per attivare l'app IO, quindi in realtà, essendo ormai tutto superato quello che veniva richiesto, si è pensato di emendarlo in questo modo, cioè di girarlo semplicemente nella pubblicazione, nel pubblicizzarlo, nel divulgarlo il più possibile. Grazie. Grazie consigliere Colombo, non vi sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo direttamente in dichiarazione di voto, votiamo il testo così emendato. Quindi prego segretario per l'appello nominale. Emanuela Allegra. Favorevole. Daniele Andretta. Andrea Ballare. Edoardo Bustia. Favorevole. Alessandro Canelli. Mauro Collodi. Favorevole. Vittorio Colovini non c'è. Anna Colombo. Favorevole. Michele Contartese. Un tentativo disperato di collegamento. Vabbè. Ivan De Grazia. Favorevole. Nicola Fonzo. Elena Fonzi. Non c'è. Flavio Fiuglia. Favorevole. Pietro Gagliardi. Maurizio Gaglioli. Favorevole. E tu sei il sindaco, entra adesso in sala, voto favorevole. Mario Iacolino favorevole. Raffaele Lanzo. Lanzo favorevole. Walter Matius. Favorevole. Gerardo Morante. Erika Nieddu. Favorevole. Maurizio Nieri. Favorevole. Tiziana Ongari. Favorevole. Sara Paladini. Favorevole. Arduino Pasquini. Favorevole. Gaetano Picozzi. Favorevole. Rossano Pirovano. Sai che non c'è. Francesca Ricca. Favorevole. Claudio Strozzi. Favorevole. Angelo Tradanari. Favorevole. Giuseppe Valotti. Paolo Vigotti. Favorevole. Chi è che sta chiamando? Ho sentito qualcuno che chiamava il presidente. No, vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. A me risultano 22. Anche a me 22, 22 ed è un buon segno, risultano anche alla Nicoletta, alla fine siamo riusciti tutte e due, siete riusciti a quagliare bene, 22 favorevoli, unanimità dei presenti, la mozione è approvata. Passiamo alla mozione 579 presentata dal gruppo Fratelli d'Italia. C'è qualcuno che la vuole illustrare? Presidente, questa è l'ultima. No, consigliere Paladini, consiglio comunale finisce alle 18:30. Io non ho la facoltà dell'orario previsto, quindi andiamo avanti fino all'esaurimento dell'orario stabilito nella conferenza dei capigruppo. Grazie. C'è qualcuno che vuole riprendere la Fratelli d'Italia? Vedo consigliere De Grandis. Prego consigliere De Grandis. Grazie Presidente. Premesso che in piazza Cesare Battisti, conosciuta dalle novaresi come piazza delle Erbe, è presente la nota triangolare che indicherebbe il centro convenzionale della città. Scusami Ivan, non si sente, c'è rimbombo di rossi.
Io non ti tolgo l'audio, ma vorrei sentirti. Neanch'io te lo tolgo. Lo immagino, però avrei piacere di sentirti per contrabbattere. Adesso mi senti? Adesso bene. Riparto. Allora, questa qui è una mozione che abbiamo fatto per valorizzare la famosa pietra triangolare che c'è in Piazza delle Erbe. Sono passati tanti anni, non è mai stata forse presa abbastanza in considerazione, non lo so. Io col gruppo d'Italia abbiamo messo giù questa mozione perché era una cosa semplice, ovvero di valorizzarla. Se volete vi leggo il testo, però è molto breve e va in quella direzione. Ci sono tante cose che si potrebbero fare. Io ho la fortuna anche in provincia di avere quella che è la delega al marketing del territorio e del turismo, di lavorare bene con ATL. So che ATL è disponibile e ci sta anche lavorando per introdurla in quella che è il percorso turistico della nostra cittadina. Non è un monumento come può essere la cupola, ma in un percorso cittadino culturale sicuramente non possiamo dimenticarci di una pietra che comunque rappresenta parte della storia della città di Novara. Quindi il testo impegna il sindaco e la giunta a valorizzare la pietra triangolare sita in piazza Cesare Battisti, già piazza delle Erbe, che oltretutto risulta, almeno risultava in passato, essere il centro convenzionale della città di Novara, ovvero il punto da cui si misurava la distanza per città. In realtà poi col tempo si è sviluppata la città ancora di più e quindi non so se esattamente sia quello il punto preciso. Negli anni fu rubata e poi fortunatamente ricomparsa, c'è chi dice che non è esattamente la stessa pietra e fu ricollocata in un posto leggermente diverso, però c'è una piccola storia da raccontare chi viene a visitare Novara e magari anche novaresi che non la conoscono, ed è magari anche l'opportunità questa insieme di votare questo documento e lavorarci affinché in futuro venga valorizzata di più. Grazie. Grazie Consigliere De Grandis. Vi sono interventi? Se non vi sono interventi... Eccomi. L'aspettavo in zona Cesarini. Prego, consigliere Paradini. Presidente, scusi, io ho letto la mozione. Posso permettermi di fare una domanda ai proponenti prima di intervenire? Ma mancherebbe altro. Lei rivolga la domanda al Presidente che la girerò poi ai proponenti. Faccia pure la domanda. Perché, come ha ricordato adesso il consigliere De Grandis, la mozione prevede la valorizzazione di questa pietra. E volevo capire concretamente cosa immaginavano i proponenti, perché mi sembra che a bilancio non ci sono impegni di spesa. Quindi se eventualmente poi dobbiamo anche agganciare una variazione di bilancio, volevo capire che cosa intendevano per la valorizzazione, perché è un po' vaga. Bene, lei ha fatto la domanda. Poi però facoltà... intervenire. Cioè, poi mi fa intervenire. Se vuole, ma non vuole la risposta? Certo, dico, poi dopo la risposta mi fa intervenire. Non è che può fare la domanda senza la risposta, interviene, prego. No, vorrei la risposta se fosse possibile, poi intervengo se è possibile. Consigliere Paradini, mi pare che stiamo parlando lo stesso linguaggio. Gli ho detto, vi faccio rispondere, lei mi ha detto devo intervenire. Adesso vuole la volentieri. Prego, consigliere... De Grandis, non sarà il consigliere De Grandis ad occuparsi, visto che non ho la delega del Comune di Novara, a questa cosa. L'abbiamo lasciata generica per valorizzarla, proprio per lasciare libertà alla Giunta e al Sindaco di decidere il da farsi sulla valorizzazione della pietra. Semplicemente non serve una variazione di bilancio, collega Paladini. A volte anche con una semplice sponsorizzazione o con altre forme si può anche mettere una semplice indicazione. Ci sono esempi in altre città che adesso non sto ad elencarvi, però ci sono molti modi, non è che serve per forza fare una variazione di bilancio. In più, come dicevo, c'è la collaborazione della provincia, perché Novara fa parte della provincia di Novara territorialmente e quindi l'appoggio a livello turistico di tutti i comuni della provincia di Novara non manca mai. Quindi da questo punto di vista è per questo che l'impegno è rimasto un po' più generico. Grazie. Bene, consigliere Paladini, ha avuto soddisfazione la risposta del consigliere De Grandis? Chiedo la parola. Grazie. In quante parlate? Io stavo dicendo che la consigliera Allegra ha chiesto la parola dopo
penso dopo di me, non so chi altro ha prenotato, e io le dico, mi ha chiesto se sono soddisfatta, le dico di sì e chiedo se posso continuare l'intervento. Quello che gli ho detto io, e lei di solito non mi fa parlare. Gli ho detto, consigliere Paladini, vada avanti con il suo intervento, dopodiché è intervenuto la consigliera Allegra, vi siete sovrapposti, ho letto nella chat che è scritta la consigliera Allegra, dopo il suo intervento darò la parola alla consigliera. Prego, consigliere Paladini. Guardi, io credo profondamente nella valorizzazione turistica della città e mi aspettavo un maggiore dettaglio dall'assessore provinciale al marketing territoriale nella proposta di valorizzazione della pietra. Io, a parte che avrei cercato, avrei proposto una mozione per valorizzare tutta la piazza, nel senso che e quella piazza ha un valore simbolico, si chiama Piazza delle Erbe perché ha una storia dietro e anche di mercati e di iniziative proprio legate al suo nome. Io onestamente non capisco questa mozione, le spiego perché. Perché lì c'è un dehors, per dire, ed è stato anche ampliato recentemente. E quella pietra è proprio schiacciata, per dire, da quel dehors. Quindi volevo capire se si intendeva mettere una segnaletica, una palina, un faro, un percorso per girare intorno alla pietra, come in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Non lo so, mi sembra veramente... non capisco questa mozione, onestamente, anche perché quella pietra ha sicuramente un valore che a volte neanche tutti i novaresi che riconoscono, cioè che conoscono, e, però se si vuole valorizzare il vero centro della città bisogna rivedere tutta quella piazza, perché non è immaginabile valorizzare un sasso schiacciato sotto un dehors, al limite di un dehors, e con una piazza assolutamente che non dà risalto a quella pietra. Per cui mi sembra che sia doveroso un ragionamento più approfondito su Piazza delle Erbe e eventualmente poi su al massimo una comunicazione della presenza di questa pietra. Adesso, scusate, non voglio fare la polemica, però credo che bene comunicare l'informazione, magari mettere una targhetta, ma non mi immagino i turisti da Roma che invece di andare a vedere San Pietro vengono a vedere la pietra di Piazza delle Erbe. Con tutto il rispetto che ho per la mia città, a cui sono affezionata, a cui voglio bene, in cui riconosco il valore simbolico di essere il centro storico, però tutta questa valorizzazione in questo momento dovrebbe prevedere proprio anche un percorso, piuttosto uno storytelling, piuttosto un'azione congiunta con le scuole per inventare qualcosa. Non mi sembra che nel PUMS chiederemo a Piantanida, perché lì c'è dentro tutto, magari c'è nel piano di arredo urbano, lì c'è anche già previsto qualcosa. Visto che lì dentro c'è già la panacea di tutto il centro storico. Non lo so, mi sembra una mozione in questo momento molto, molto debole. Io avrei consigliato al consigliere e ai proponenti, piuttosto facciamo delle proposte come consiglieri per suggerire all'amministrazione delle idee. Mi sembrano quelle mozioni come quella che avevate proposto sul controllo di vicinato, che poi non hanno poi fondamento perché la giunta non se ne fa carico. Per questo volevo capire se lei, consigliere, aveva in mente qualcosa. E onestamente, visto le sue doti di assessore provinciale, mi aspettavo che avesse già una pianificazione strutturata e corposa in merito alla valorizzazione di questo triangolo crocevia importante, come si dice, geodetico della nostra città. Quindi io credo che sia una mozione
onestamente un po' debole, non voglio aggiungere altri aggettivi, però molto molto debole, che potremmo votare qui come al comune di vicino, dicendo valorizziamo il centro della città. Grazie Presidente. No, chiedo conferma se ha finito, mica che poi non ha finito e sento un altro sì. Prego, consigliere Allegra, ne ha facoltà. Sì, no, pensavo dovesse esserci una risposta di De Grandis, nel senso che potrebbe aiutare, no, a capire come fare, come votare. In questo senso, dicevo, so che sto contravvenendo al regolamento, ma lo quindi faccio... Allora lei si associa, la sua collega, ponendo un'altra domanda al consigliere De Grandis. Quindi lei si associa, allora, la sua collega, ponendo una domanda al consigliere De Grandis per avere una risposta, giusto? Sì, no, nel senso che, allora, giustamente Paradini dice, per poter immaginare di votare questa mozione, allora bisogna fare un po', passatemi il termine, un po' di pulizia in piazza, io la chiamo Piazza delle Erbe perché mi viene più facile, no? Nel senso che nell'immaginario novarese si chiama Piazza delle Erbe. Allora lì c'è un dehors che effettivamente la fa da padrona rispetto alla pietra. Quindi mi chiedo se nelle intenzioni di De Grandis ci sia quello di fare in modo che il dehors venga smantellato, perché se no mi chiedo come sia possibile fare un lavoro che sia, diciamo, efficace, no? Dal punto di vista anche culturale, non so. Poi la seconda domanda è, scusate, capire se ha per esempio un piano per invitare le scuole a vedere la pietra, eccetera. Poi capire se magari ha immaginato, sto buttando lì delle idee che mi vengono in questo momento, che se magari ha immaginato di utilizzare, non so, gli obiettori che ci sono anche in provincia, quindi andiamo nell'altro palazzo, perché magari siano loro ad accompagnare le scuole a raccontare la storia della pietra. Però appunto messa così in effetti risulta un lavoro poco, per ora sicuramente poco organico, cioè poco organizzato, e quindi è per questo che chiedevo a De Grandis se avesse delle idee in testa rispetto a questa cosa qua. L'altra cosa è che nella mozione c'è scritto che la storia della pietra vale la pena di essere raccontata. Allora mi chiedo se De Grandis abbia voglia magari di darci due notizie in più rispetto alla storia della pietra, anche per capire, insomma, se davvero ne valga la pena oppure no, perché credo che nel frattempo si sia documentato quando ha depositato la mozione. Grazie. Grazie consigliere Allegra. Consigliere De Grandis, la vedo molto gettonata. Quindi se vuole dare una risposta, visto che gli è stato fatto queste domande, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, la sento un po' disturbato. Allora, guardi, io sulle domande propositive rispondo volentieri, anche se in realtà funzionerebbe che uno presenta la mozione e l'illustra, ognuno fa il suo intervento, però ci mancherebbe. Sulle interrogazioni come a scuola, vengano fatte a scuola e non sottoscritto in aula di consiglio comunale. Io qualche idea ce l'ho e poi la riporterò alla giunta, al sindaco, farò mie, diciamo, qualche idea ce l'ho volentieri, qualche suggerimento anche, ma io, visto che sono rispettoso delle istituzioni, il mio ruolo nel consiglio comunale di Novara è quello di fare il consigliere comunale. Il consigliere comunale scrive la mozione e la propone. Certo, consigliere Allegra, mi sono documentato e proprio per questo ho presentato la mozione. Ci sono però delle inesattezze. Per esempio, il dehors che c'è in questo momento in Piazza delle Erbe non copre la pietra, come è stato detto, è vicino ma non copre la pietra. Io non sarò mai io quello che chiede di togliere un dehors di un'attività commerciale, soprattutto in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo, e spero che si riprendano in fretta. Quello che si chiede è di valorizzare in qualche modo una pietra che è rimasta lì, che racconta
che racconta una sua storia e meriterebbe di essere valorizzata come chiesto nel testo della mozione. Basterebbe anche una semplice indicazione, non stiamo parlando di portare i turisti da Roma, come ha detto qualcun altro, ma di introdurlo in quello che è il percorso turistico locale, perché abbiamo tanto, c'è anche quello. In più, è bella anche l'idea di coinvolgere le persone a far visitare, di stimolare, diciamo, chi fa il servizio civile e quant'altro a far visitare, a spiegare del nostro territorio, ma vi ricordo che esistono anche quelle che sono le guide turistiche che per lunga parte il governo si è dimenticato, e quindi vorrei anche che venissero prese in considerazione dalla collega, perché anche lei in questo momento se l'è dimenticato. Comunque l'idea della mozione era di portare in Consiglio Comunale un testo, di proporre la sua valorizzazione e che tutti insieme si potesse votare questo testo, che non richiede grosse prese di posizione e può mettere d'accordo tutti, e sicuramente ci sarà occasione anche, magari in commissione, magari in altri momenti, di confrontarci e ognuno portare le proprie idee. Questo dall'opposizione dovrebbe essere visto come un'apertura anche da chi siede nella maggioranza per fare una cosa insieme produttiva per tutti quanti. Poi non sono certo io che posso obbligare gli altri a votare una mozione, ci mancherebbe, però votare contro questa mozione mi sembrerebbe veramente paradossale, però ormai sono abituato a tutto. Grazie. Grazie consigliere De Grandis. Ha chiesto la parola il signor sindaco, prego, ne ha facoltà. Presidente, sono sempre io Pasquini, sto utilizzando il dispositivo del sindaco. Perché... Ma Pasquini, ci devi dire qualcosa? Fai tu il candidato al posto dei Canelli? No, io sono un umile candidato consigliere, non mi permetto neanche di immaginare di fare il candidato sindaco. Hai disinfettato la postazione? Attenzione, sì. Agli scambi, sì, non lo dico scherzando. No, ma guardi... Io ho disinfettato tutto. Comunque, al di là delle vostre battute, ho fatto una piccola ricerca sulla pietra. Mi scusi consigliere Pasquini, mi scusi, in modo che poi non venga ripreso dalle consigliere. Io ho scritto l'ordine del giorno, il sindaco, non vedo la sua iscrizione. Vuole parlare lei? E sì. Poi parla il sindaco? Si scrive a parlare? No. Il sindaco non vuole parlare, sto adoperando io il suo strumento perché il mio non va. Se è possibile. No, mi faccia capire. Vuole fare un intervento lei? Sì, sto facendo intervento io. Sì. La mia con lo strumento del sindaco. Ma no, ma lo strumento del sindaco ho capito adesso. Non si è scritto il sindaco, ma si è scritto messo a posto. Prego, prego, consigliere Postino. Grazie, presidente. Vabbè. Chiaramente ho fatto una piccola ricerca per informarmi e cercare di capire quanto è stato spiegato e proposto dal consigliere De Grandis, che secondo me ha ben fatto, e chiaramente lui in provincia si occupa di cultura e quindi anche all'interno del consiglio comunale è giusto che porti tutte quelle azioni per promuovere tutte quelle diciamo postazioni di Novare dove devono essere valorizzate. Chiaramente facendo questa piccola ricerca c'è scritto tutto, consigliera Allegra, se vuole poi gli condivido il link così in qualche maniera si documenta anche lei. Beh, avete incalzato il consigliere chiedendogli come intende valorizzare questa pietra che rappresenta il centro di Novara. Beh, non è che ci vuole tantissima fantasia o dobbiamo costruire un castello intorno a questa pietra, magari anche solo una targa dove spiega il perché e per come. Non è che ha chiesto cose fantascientifiche, quindi io sono convinto che la mozione che ha presentato il mio De Grandis sia dovuta, sia per la posizione che ricopre in provincia e sia come consigliere comunale.
quindi per quanto mi riguarda la voterò, poi gli uffici e i tecnici penseranno come valorizzare questa pietra. Chiaramente lui ha fatto la sua proposta politica e ne ha tutti i diritti. Grazie Presidente. Grazie consigliere Pacini. Consigliere Grandi, si è scritto a parlare il sindaco, quindi ci sarà un cambio di postazione con il consigliere Pasquini. Mi dica consigliere, si è dimenticato qualcosa? No, mi sono dimenticato qualcosa. Prima quando avevo risposto alle due colleghe, parliamo anche di un logo cuore fai, quindi voglio dire, non è proprio è stato iscritto anche nel luogo del cuore, quindi non stiamo parlando di una pietra dal valore diciamo minimale, è di interesse e merita di essere valorizzata. Poi ovviamente chi amministra e fa parte della giunta e dell'amministrazione insieme al sindaco prenderà le sue scelte. Presidente, scusi, no, scusi, solo una precisazione, è Piazza delle Erbe inserita nell'elenco del FAI, non la pietra. Io ho parlato chiaramente che il tema è la piazza. No, se vai sul sito del FAI di Novara trovi Piazza delle Erbe. Sì, c'è una descrizione all'interno del contenitore Piazza delle Erbe De Grandi. Sfidati di me perché ho guardato. Comunque, va bene, c'è sul sito del FAI una descrizione di Piazza delle Erbe, c'è il racconto di Piazza delle Erbe e si narra anche della pietra. Fidati. Va bene, abbiamo preso atto di questo, do la parola al signor sindaco, prego, ne ha facoltà. Grazie presidente. Beh, allora, come amministrazione ovviamente prendiamo, nel caso in cui venga votata questa delibera, ci prendiamo l'impegno di studiare quale possa essere, diciamo così, la soluzione, la migliore soluzione per un'eventuale valorizzazione di questo punto che, come sappiamo, ha una sua storia, è, diciamo così, considerato il centro fisico della città, dal quale poi vengono misurate le distanze dalle altre città rispetto a Novara. Una storia particolare, non veniva considerata anche una pietra che aveva, diciamo così, degli influssi magici sulla città, però ovviamente questo fa parte, diciamo così, anche un po' del folklore della storia novarese. Detto questo, però, io ritengo che questa proposta possa essere sicuramente accolta, poi valuteremo quali potrebbero essere, diciamo così, le soluzioni migliori per la sua valorizzazione, ovviamente inserita in un contesto più ampio di visitabilità della nostra città, che come sapete abbiamo una strategia, una politica da questo punto di vista che parte dalla valorizzazione della nostra cupola antonelliana, che negli obiettivi strategici che ci siamo dati dovrebbe portare a un innalzamento del livello di presenze turistiche, ovviamente quando sarà passata questa maledetta pandemia e si potrà ritornare a viaggiare in tutta libertà. Il progetto prevede quindi un irrobustimento delle presenze turistiche grazie alla visitabilità e alla scalabilità fino a 98 metri della nostra cupola antonelliana. Si prevede ovviamente, nel caso in cui il progetto di Casa Bossi vada a buon fine, un irrobustimento anche della visitabilità legata anche al percorso antonelliani della stessa Casa Bossi. I turisti che verranno a visitare la cupola antonelliana ovviamente dovranno essere portati in città attraverso ulteriori percorsi di visita al Broletto, che adesso stiamo ovviamente con la Galleria Giannoni, la stiamo rinnovando con un suo restyling complessivo e anche con anche contenutistico della mostra, il castello che dovrà continuare con le sue attività, e nell'ambito di questa strategia che vuole portare più turisti nella nostra città sta benissimo anche un percorso di valorizzazione nella nostra Piazza delle Erbe, perché comunque sia è una piazza storicamente importante e fondamentale nella nostra città. Quindi all'interno di questa cornice e di questo contesto più ampio di valorizzazione turistica della città, certamente prenderemo in considerazione, nel caso in cui questa mozione
venga votata oggi, ma anche possiamo farlo anche senza che venga votata questa mozione, oggettivamente, prenderemo in considerazione anche Piazza delle Erbe e la sua pietra in un racconto su Novara. Bene, consigliere Nieri ne ha facoltà, prego. Sì, mi sentite? Sì. Allora, volevo un attimino anche per rafforzare insomma la mozione che ha presentato il collega De Granis, quindi Fratelli d'Italia, dire, raccontare anche un aneddoto insomma che mi è successo qualche anno fa. Insomma, ho avuto uno zio dall'Australia con la moglie inglese, lui 40 anni che abita in Australia, e gli ho fatto fare il giretto della nostra città. E quindi la nostra cupola, il Duomo, il Castello, Piazza Martiri, e l'ho portato anche a vedere appunto questa famosa pietra. Lo zio era un pochettino, gli è piaciuto tantissimo la nostra città, quindi ha detto che tornerà anche quando sarà possibile. Quando gli ho raccontato un po' la storia della pietra, mi ha detto, ma dimmi una cosa, ma come mai? Cioè Novara ha tante belle cose, specialmente anche la pietra, proprio era in quel contesto lì, ma sai che se fosse stato in Australia la gente dovrebbe pagare per vederla, che è una cosa fuori dal mondo, cioè nel senso in Italia non si potrebbe mai fare. Però per dire il contesto di come la pensano gli stranieri che vengono a visitare la nostra città. Ed è per questo che io certamente appoggio la mozione nostra di Fratelli d'Italia e voterò in modo favorevole. Grazie Presidente. Grazie consigliere Nieri. Non vedo più iscritto nessuno. Dichiaro chiusa la discussione. Passiamo in dichiarazione di voto. Vi sono dichiarazioni di voto? No. Sì, Presidente. Jacopino. Prego, consigliere Jacopino. Grazie, Presidente. Annuncio che voteremo in maniera favorevole questa proposta di valorizzazione, comunque un bene comune. Però preciso fin da subito che, nel senso, non dico breve tempo, ma facciamo passare magari qualche settimana, e chiederemo un po' più nel merito della questione come si intende valorizzare un punto specifico che riteniamo molto importante, e quindi siamo favorevoli a questa proposta e ci riserviamo poi successivamente naturalmente di raccogliere maggiori informazioni. Grazie Presidente. Grazie consigliere, non vedo altre dichiarazioni. Io ho chiesto in chat. Allegra, l'ho visto proprio in questo istante. Prego consigliere Allegra. Chiedo scusa, ma guardi, allora sinceramente ci sembra una mozione alquanto debole. Va benissimo valorizzare il patrimonio della nostra città. Il sindaco mi sembra che abbia fatto un intervento da assessore alla cultura prima, no? E ha detto che questa valorizzazione viene inserita in un contesto di valorizzazione sicuramente più ampia. Secondo noi non c'era bisogno di una mozione per mettere una palina e ricordare che lì c'è la pietra, che è il centro, era il centro della nostra città. Non siamo ovviamente contrari all'iniziativa, però ci sembra un'iniziativa alquanto debole, per cui ci asterremo. Grazie. Io non faccio più. Consigliere Andretta, prego, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente, ma noi votiamo favorevolmente quella che abbiamo giudicato fin dall'inizio una molto valida iniziativa, perché crediamo davvero che nella Novara in cui noi crediamo, in cui penso crediamo un po' tutti, che abbia un percorso monumentale assolutamente degno di rilievo, alcuni già recuperati come il Castello, altri ancora da recuperare, comunque Casa Bossi, però certamente il centro storico comincia ad avere un percorso sicuramente di pregio e di interesse storico monumentale, che con questa iniziativa si può allargare ancora di più. Io credo che vada premiata l'iniziativa, quindi ringrazio il consigliere De Grandis per averla proposta, perché io credo proprio che il tema discutendo oggi è: perché non è stato fatto prima?
visto che è un segno così importante dell'origine, no? Trattandosi di un punto, quindi dell'origine della nostra città, effettivamente vederla così un po' mortificata, un po' sottodimensionata e quindi poco valorizzata in una piazza altrettanto suggestiva, credo sicuramente una delle più belle della nostra città, se non la più bella, un percorso di valorizzazione ci sta. Meglio poi se può essere fatto con un allargamento anche con gli altri enti, pensiamo all'ATL, pensiamo alla provincia che è già stata citata, al comune stesso, col buonsenso credo che si possa fare davvero un'opera di pregio, di valorizzazione e di interesse, per cui veramente bravo al proponente, grazie al gruppo che l'ha proposto, al gruppo di Fratelli d'Italia, e quindi voteremo certamente senza indugi e con molto favore questa mozione. Grazie. Grazie consigliere Andretta. Consigliere Tredenali per dichiarazione di voto, prego. Grazie Presidente, ovviamente il gruppo di Fratelli d'Italia che ha proposto appunto questa mozione per valorizzare una delle parti, una delle realtà più belle della nostra città, in momento in cui è giusto rilanciare un po' quello che è il turismo e fare in modo che si conosca la nostra città come Casa Bossi e altre realtà, e ovviamente anche questa è una mozione molto interessante che si curerà sicuramente nel tempo, con l'impegno di tutti da quanto ho sentito, si riuscirà a promuovere appunto più come dire turismo nella nostra realtà novarese. Pertanto Fratelli d'Italia ovviamente che ha proposto questa mozione, il voto sarà favorevole. Grazie consigliere Tredenali, non vedo altre dichiarazioni di voto, dichiaro chiusa la discussione, passiamo direttamente a appello nominale, prego segretario per la votazione e l'appello. Emanuela Allegra astenuta. Favorevole. Andrea Ballarema Edoardo Buzia Alessandro Canelli favorevole. Non è tutto ciò. Mauro Collode favorevole. Favorevole. Ivan De Grandi favorevole. Con la Fonse Elena Foti. Flavio Meguglia favorevole. Pietro Gagliardi Maurizio Gavioli non c'è. Mauro Jacopino favorevole. Campagna Lanzo Walter Matis. Geraldo Morante. Erika Niedu favorevole. Maurizio Nieri. Favorevole. Dottore, non la si sente più. Non si sente più, io sarei astenuta, ma non mi ha chiamata. No, non si sente più lei, Presidente, non si sente più a casa lei. Non si sente. Ma io non sto parlando, scusate, sta parlando il segretario. Scusi, segretario, l'ho confusa, scusi. L'ultima il segretario per la consigliera Ongari che ha risposto. Il segretario secondo me non si può sentire perché ha il microfono spento, secondo me. Bravo. Arduino, grazie. Allora, Sara Paladini? Astenuta. Ongari si è sentito, favore. Sì, sì, l'ho sentito. Arduino Pasquini, sicuramente l'ho sentito. Favorevole. Gaetano Picozzi? Favorevole.
Piovano non c'è. Francesca Ricca? Claudio Strozzi? Favorevole. Stradanari? Favorevole. Valotti? Favorevole. Vigotti? Favorevole. Torno un attimo su, perché avevo il microfono spento, Maurizio Nieri. No, vabbè. Ok. Totale. Io ne ho 15. Anch'io, dottore. 15 favorevoli. Gli astenuti? 1 e 2 astenuti. 2. 2 astenuti. La mozione è approvata. Dichiaro chiuso il consiglio comunale. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao.